Buonasera a tutti, gentili telespettatori, undicesimo appuntamento stagionale con la nostra trasmissione e direi che San Benedettese, Fano e Matelica sono le squadre che hanno ottenuto i risultati più eclatanti in questo fine settimana. I rossoblù oggi hanno battuto il Teramo trascinati da un super Mancuso, punti pesantissimi guadagnati dai Granata a Mantova, da non trascurare in Lega Pro la prova della Maceratese che non concede nulla al Magno Parma, inchiodando i ducali sullo 0-0. Dopo 15 giorni di stop, invece, in Serie D tornano a vincere Matelica e Fermana rispettivamente contro Recanatese e Campobasso. Le due squadre approfittano di un Gagliardo Castelfidardo che supera in casa la leader Olimpia Agnonese, classifica che ovviamente si accorcia enormemente in testa. Reti bianche invece a Grotta Mare tra Monticelli e Vispesaro, buon punto con qualche rimpianto della Jesina a Vasto, mentre la Civitanovese in caduta libera perde in casa con la Sammaurese. Ed anche la classifica si complica. In eccellenza procedono in testa a braccetto Fabriano Cerreto e Porto d'Ascoli. Di Lega Pro parleremo in questa prima parte della nostra trasmissione con i nostri ospiti. L'ombre del partito di ieri, Simone Masini, attaccante del Fano, che ha risolto la partita di Mantova. Buonasera Simone. Sì, buonasera a tutti. Grazie per essere intervenuto. Con lui Jacopo Frattini, nostro amico addetto stampa dell'Alma Juventus Fano. Buonasera Jacopo. Buonasera a tutti i telespettatori, buonasera Andrea. E grazie alla nostra Sara Santacchi che condurrà insieme a me e a Giuliano Gubinelli questa trasmissione. Ciao Sara, ben trovata. Buonasera. Allora Simone, diciamo subito, parlavo di vittoria pesantissima, avete dato continuità al risultato contro il Forlì e soprattutto avete vinto quello che a tutti gli effetti possiamo considerare uno scontro diretto, no? Sì, siamo contenti perché queste partite, insomma, i punti valgono sempre doppio, però siamo sempre all'inizio del campionato, sappiamo che la nostra strada è ancora lunga e infatti devo dire che ultimamente siamo cresciuti a livello di prestazioni e questo ci fa ben sperare per il proseguo del campionato. Ricordo la nostra pagina Facebook, Le Marche nel Pallone, dice bene Simone Masini perché siamo alla 13ª giornata, ma siamo appena ad un terzo del campionato. Analizzando la gara con il Mantova, poi chiaramente vedremo il servizio, squadra che tra l'altro veniva da un successo esterno a Teramo, mi sembra Simone che il verdetto sia assolutamente legittimo, le occasioni migliori alla fine le avete avute voi, no? Sì, loro hanno avuto i primi 20 minuti dove ci hanno un po' schiacciato, magari anche sulla scia della vittoria di Teramo sono partiti molto forti, poi con il proseguo della partita siamo usciti fuori noi e il secondo tempo soprattutto li abbiamo messi lì e poi è stato con il calcio di rigore, insomma, questi 3 punti che ci fanno ben sperare. Sembra che l'arbitro ci ha pensato un attimo prima di dare il rigore, una frazione di secondo, poi secondo me era talmente evidente perché Gucci è stato travolto, no? A pochi passi dalla porta. Sì, tra l'altro è il primo rigore che ci danno, quindi insomma, fino a che non ci ammazzano qualcuno non ce li dà. Quindi Avevi un fardello enorme sopra le spalle, sentivi la responsabilità o bisogna andare sul dischetto, non dico con leggerezza, ma senza pensarci troppo che mancano 9 minuti alla fine e che i punti contano doppio? sì, diciamo che insomma, era perché il calcio di rigore è sempre magari un gesto apparentemente semplice, però il complicato è quello che c'è tutto dietro perché poteva regalare insomma questi 3 punti che ci eravamo meritati e quindi era importante segnarlo, così è stato. Li tiri sempre così sotto la traversa? No, sempre così, no, sennò poi magari il Qualcuno. portiere che no, però il campo era abbastanza fangoso e tutto, poi diciamo che mi sono sentito di tirarla così, ho fatto la mia scelta e è andata bene. Tra l'altro gol dell'ex, ma poi ripercorreremo un po' la tua carriera. Tu di ex squadre ne hai talmente tante in Serie C che forse non ci fai neanche troppo caso. O sì? Ma sì, dai, sempre bello tornare in delle città dove hai lasciato un bel ricordo. E Mantova mi sono trovato bene, è stata una bella annata e mi ha fatto piacere tornarci, anche se è vero che ormai noi siamo abituati a vedere il presente, insomma, quello sono ricordi belli, ma sono pur sempre ricordi che vanno lasciati alle spalle. Oh, parliamo tra l'altro di Mantova, piazza importante che 30 anni fa, 40 anni fa, disputava il campionato di Serie A. Vediamo i risultati di Lega Pro Girone B, 13ª giornata, con il posticipo di oggi, il successo della San Benedettese 2-0 contro il Teramo e tra poco vedremo proprio il servizio del match che si è disputato questo pomeriggio a Riviera delle Palme. Vediamo
il quadro dei risultati: Albino Aleffe Bassano 2-2, ad Ancona Lumezzane batte Ancona 1-0, Forlì Modena 2-2, Gubbio batte Sant'Arcangelo 1-0, Maceratese Parma 0-0, a Mantova vince il Fano 1-0, Padova batte Feralpi Salò 2-1, Pordenone batte Reggiana 2-0, San Benedettese batte Teramo 2-0, Venezia batte Südtirol 2-0. In testa alla classifica Bassano Virtus e Venezia con 26 punti, Parma 25, Reggiana, Pordenone e San Benedettese 24, Padova e Gubbio 22, Feralpi Salò 21, Albino Aleffe 20, Sant'Arcangelo 16, Lumezzane e Fano 13, Ancona 12, Südtirol, Modena, Maceratese 11, Teramo 10, Mantova 9. Chiude il Forlì con 5 punti. Ricordiamo che Lumezzane e la Maceratese hanno una partita da recuperare. Ancora non sappiamo ovviamente la data in cui verrà recuperata questa partita importante per la parte bassa della classifica. Poi commenteremo risultati e classifica con i nostri ospiti. Adesso iniziamo con la serie di servizi proprio con San Benedettese Teramo. Vedremo il servizio sulla partita e sentiremo lo sfogo di Ottavio Palladini negli spogliatoi in sala stampa, perché la Samp veniva da una settimana di grosse polemiche dopo la partita persa meritatamente a Reggio Emilia, dove oggettivamente la formazione emiliana ha dominato un po' in lungo e in largo. Ma Simone, ci può stare, no? Perché questo è un campionato che ci sta insegnando che è estremamente difficile e soprattutto estremamente competitivo. Sì, poi insomma la Reggiana ha un organico di tutto rispetto, è stata costruita per vincere il campionato, A me insomma. la squadra che ha destato la migliore impressione, ecco, non ho mai visto il Bassano, ma sicuramente è una squadra che mi ha dato una grossissima impressione, la Reggiana. Sì, anche noi siamo andati là e abbiamo perso, e devo dire che giocano un bel calcio e poi tra le squadre di testa devo dire che la differenza è minima tra l'una e l'altra perché sono tutte attrezzate per. C'hanno degli organici che, dicevo prima, sarebbero bene anche in Serie B, insomma, non sfigurerebbero. Ah, non c'è dubbio. Poi anche con Jacopo Frattini commenteremo un po' questa classifica che si sta veramente spezzando in due. Ora andiamo al Riviera per vedere il servizio su San Benedettese Teramo. In collaborazione con Eurocarta Corridonia. Eurocarta 0733 28 17 39. Con noi, per noi, Hobby Zao. Centredil SRL è a Trudica di Morrovalle e vi sta aspettando per mostrarvi il salone espositivo. Al centro di Civitanova Marche, il centro della salute e del benessere. Farmacia Angelini, Farmacie d'Italia. Omeopatia, veterinaria, erboristeria, prodotti per l'infanzia, dermocosmesi. Al centro di Civitanova Marche. Nuova veterinaria, piani di potenza Monte Cassiano. Lavoriamo per la salute e il benessere dei tuoi animali. È tempo di raccolta delle olive. Lampa Crescia a San Bocchietto di Recanati. Da sempre a Civitanova Marche, Melonari è al servizio dell'edilizia, ceramiche e arredo bagno, dalle stufe e camini alle pitture, dal mondo dell'outdoor al giardinaggio. A Civitanova Marche la tradizione è in tavola, con Primo Piatto in via Matteotti numero 100. C'è un altro Primo Piatto nella zona industriale in via Enzo Ferrari 36. Fox Investigazioni, Civitanova Marche, una struttura all'avanguardia. Nelle Marche di Fox Investigazioni ce n'è una sola. Chiamateci, risolveremo insieme i tuoi problemi. Gas Marca, l'azienda del gas del nostro territorio, a Civitanova Marche o a Porto Sant'Elpidio. Gas Marca, l'energia del territorio. Laser Ufficio, servizi ed arredamenti per l'ufficio, specializzata nella tecnologia digitale e noleggio. Via Cupa Madonna di Varano 8, Recanati. Geomod, il nuovo centro scarpa per i giovani, le famiglie e gli sportivi, con la qualità e la convenienza di sempre, a Monsano. È Leonardo Mancuso, senza ombra di dubbio, il valore aggiunto di questa Samp. Una sua doppietta risolve una gara contro il Teramo complicata, anche perché i rossoblù venivano da una settimana difficile, ricca di polemiche dopo la partita obiettivamente ciccata di Reggio Emilia.
La risposta sul campo è stata positiva anche in termini di gioco espresso, almeno per buoni tratti, ed il non aver subito reti rappresenta un segnale importante per mister Palladini, che poi in sala stampa sfogherà parte del suo nervosismo. Gioca il Teramo, ma le sue manovre risultano poco concrete. Sansovini non punge ed anche gli innesti nella ripresa di Petrella e di Paolo Antonio portano pochi frutti a mister Nofri. La cronaca, primo tentativo di Tortolano, ma Rossi attento e blocca a terra. 18esimo, Sorrentino controlla una palla alta per Mancuso che serve Sabatino, il quale prova all'esterno destro, il portiere con l'aiuto del palo se la cava in corner. Il Teramo non sta a guardare, in particolare con Dorazio, molto attivo sulla fascia sinistra, cross per l'inzuccata fuori misura di Sansovini. La gara è vivace, 27esimo, sempre Lulli prova il lob a cercare Sorrentino che non aggancia e si lamenta anche per un tocco ai limiti della regolarità di Caidi. Poco dopo ancora Dorazio, il suo sinistro si perde, non di molto al lato. 42esimo, occasionissima da corner per il rossoblù dall'angolo, svette infatti Sabatino che da mezzo metro impatta male di testa e mette clamorosamente alto. Finisce qui la prima frazione di gara, ma ripresa subito vivace. Destro di Mancuso, servito da Tortolano, si salva Rossi. All'11esimo San Benedettese in vantaggio, da Monte rimette in area, Mancuso si allunga e riesce a trovare il palo lontano e va ad esultare sotto la curva rossoblù. Ma la gara è tutt'altro che chiusa, perché la reazione degli ospiti è addirittura ringhiosa. Dopo un tiro al volo terminato alto di Sorrentino, infatti, il Teramo costruisce diverse palle gol. Cross di Petrella per Croce che non arriva di testa, alle sue spalle c'è però Sansovini che spara un destro quasi dal fondo del campo, su cui Aridità che sostituisce in porta Pegorin se la cava. 70esimo, secondo angolo per gli ospiti sulla battuta di Peterman, interviene di testa Magnanelli che mette alto di testa da pochi passi. 73esimo, lancio lungo per Croce che fa da sponda per Sansovini che insacca di sinistro, tutto fermo però per un fallo su Radi. 76esimo, punizione dal limite, batte Peterman e il suo sinistro non va lontano dal palo, alla sinistra di Aridità. 39esimo, contropiede, velocissimo di Di Massimo che pecca però di egoismo, non servendo Mancuso, libero sul secondo palo e la sua conclusione è ribattuta dal portiere. Poco male però, al 91esimo il gol che chiude la gara, ancora di Mancuso dopo un contrasto di Fioretti. Il suo destro si infila all'angolino, spegnendo ogni residua speranza abruzzese. Ma dovete essere equilibrati tutti quanti. Noi stiamo facendo un signor campionato e ogni settimana qua si parla della Samp, deve arrivare prima, deve arrivare seconda. Ma elogiate sti ragazzi ogni tanto. Ogni tanto, oh, si può perdere Reggio Emilia, non è che siamo i fenomeni. Quindi ogni tanto a sti ragazzi dite i bravi. No, oggi abbiamo sofferto il primo tempo, ma che partita avete visto? Ha giocato meglio il secondo. Ma dove? Perché abbiamo fatto due gol. Il primo tempo abbiamo giocato dentro una metà campo con un'intensità che palla sempre da su terra, ma che state dicendo? Ma di che cosa parliamo? Dobbiamo andare a trovare sempre il pelo nell'uovo. Ma ogni tanto a sti ragazzi dite i bravi. No, sembra che se la Samp perde ci godete. Non va bene così, perché non si può passare da un eccesso a un altro. Vinciamo in casa, siamo forti, e perdiamo siamo delle pippe, scusate il termine, non va bene. Non va assolutamente bene, perché fate un danno alla squadra, perché io qua non devo fare l'allenatore, che poi non lo so manco fa. Devo fare il pompiere. Ok? Quindi quando. Oggi abbiamo incontrato il Teramo. Andate a chiedere ai giocatori che c'è il Teramo, al di là del fatto che può attraversare un momento di difficoltà, di serenità. Ma ragazzi, il Teramo, Jefferson, Sansovini, Croce, Petrella, Di Paolo Antonio, Caidi, Speranza. Quanti nomi vi devo fare? Un'infinità? Che pensate, ogni domenica noi facciamo una passeggiata? Questo è lo sfogo di Ottavio Palladini, che poi ha abbandonato la sala stampa salvo ripensarci e tornare e chiudere in maniera, diciamo così, più tranquilla la conferenza stampa. Il messaggio però è stato chiaro. D'altronde quello che dice Palladini secondo me è estremamente condivisibile. In questo campionato veramente i valori, Jacopo, tu ne hai viste parecchie ormai di partite, sono direi molto alti e non c'è nulla di scontato, sia se ti chiami Samp, sia se ti chiami Parma, tra poco lo vedremo, una squadra che ieri non ha mai tirato in porta a Macerata. Beh, vedendo la classifica è un campionato estremamente competitivo dove i livelli più o meno si equivalgono, ci sono squadre costruite per vincere con budget estremamente
sostanziosi che si trovano nella seconda parte della classifica. Ci sono squadre invece costruite con un certo criterio che stanno facendo bene, come ad esempio il Sant'Arcangelo, che nonostante un budget non sicuramente importante sta viaggiando ad una lunghezza d'onda diciamo abbastanza tranquilla fuori dalla zona play-out. Quindi sicuramente la Lega Pro è un campionato molto molto impegnativo, molto lungo, dove più che secondo quello che ho potuto vedere in questa prima, questo primo spezzone, dove le squadre si equivalgono, dove sono molte volte gli episodi e dove ci deve essere una grande attenzione tattica, una grande preparazione durante la settimana, perché si vanno ad incontrare comunque squadre con grandissimi giocatori. Lo ha detto giustamente mister Palladini, nel Teramo oggi c'erano giocatori come Jefferson, come Sansovini, come Croce, parlava di Petrella, di Paolo Antonio in panchina. Cioè, grida vendetta il fatto che due giocatori, per esempio come Petrella e di Paolo Antonio, poi ha dimenticato il signor Boulevardi che sta facendo... Partono dalla panchina. Dalla panchina e hanno un nella giocatore... classifica del budget il Teramo sarebbe nettamente in zona playoff, ma nettamente. Sarebbe retorico, non mi piace nemmeno farlo, sia per indole sia per onestà intellettuale, però il calcio è bello per quello. Ricordiamo il Carpi qualche anno fa, con uno dei più bassi e ridicoli budget della Serie B, è andato in Serie A insieme al Frosinone. Se l'aggradatore Jacopo le fa il budget, noi chiudiamo le trasmissioni, cioè, non le facciamo nemmeno più. Quindi sicuramente un campionato molto, molto competitivo, dove a fare la differenza sicuramente c'è anche l'attenzione mentale, la capacità degli allenatori. Molte volte si parla molto di giocatori e poco degli allenatori. C'è il rischio, Simone, che questa classifica veramente si spezzi in due, no? Perché l'Albino Leff in serie positiva a quota 20, il Sant'Arcangelo squadra cuscinetto a 16, poi tutto il resto dovrà soffrire fino alla fine, secondo te? Sì, secondo me sì, perché insomma gli organici, a parte il Teramo, chi ha fatto una squadra per vincere il campionato si trova nelle zone alte. Chi invece sa benissimo che deve lottare fino alla fine per salvarsi è in quella situazione. La squadra, te l'ho detto, strana vederla lì è il Teramo, poi le altre insomma penso che il campionato sia questo. Non è strano vedere il Modena, che è comunque una formazione molto giovane che ha delle difficoltà serie a mio avviso, quindi è una squadra che se rimane così com'è è destinata a lottare sino al termine per la salvezza. Se abbiamo alcuni messaggi, Sara, ce li giochiamo subito, i primi? Sì, alcuni messaggi. Vecchia Guardia ci scrive: ci sarà domani la cessione delle quote della Maceratese. Questo è un pronostico molto difficile, perché alle 10.30 c'è questo appuntamento dal notaio, secondo i recenti comunicati no, cioè nel senso che sia la parte cedente con Maria Francesca Tardella, sia la parte acquirente con l'imprenditore Spalletti e i suoi rappresentanti se ne sono detto un po' di santa ragione, ed anche ieri la Tardella ci ha informalmente detto che senza fideiussione non se ne può parlare. La stessa presidente Spalletta poi nell'intervallo della partita di ieri con il Parma hanno parlato lungamente, ogni soluzione sembra possibile, sappiamo che oggi insomma le parti si sono sentite per trovare un punto d'accordo. Credo comunque, Sara, per rispondere al nostro telespettatore, che rompere le trattative non sia conveniente per nessuno, né per la parte cedente né per i possibili acquirenti, che sarebbero anche costretti a versare, credo, una penale secondo quanto previsto dall'atto che è stato sottoscritto il 28 ottobre. Quindi mai dire mai da questo punto di vista. Ancora Carlo Scibè: i canarini ritornano a volare, ovviamente riferendosi alla vittoria, quindi della Fermana. Manuela della Civitanovese ci scrive: beati voi, proprio commentando il risultato della Fermana, visto che la Civitanovese sta attraversando un momento piuttosto difficile. Poi parleremo anche della Civitanovese, che sicuramente, come hai detto tu giustamente, Sara, in un momento particolarissimo della propria stagione e anche della propria vita sportiva. Ma adesso andiamo al Martelli di Mantova per vedere l'immagine appunto del successo del Fano, per poi parlarne con i nostri.
E così è arrivata anche la prima vittoria esterna stagionale del Fano. Dopo il successo casalingo con il Forlì, i granate spugnano il Martelli di Mantova grazie ad un rigore trasformato da Masini a 10 minuti dal termine. Ed il verdetto finale può essere considerato legittimo, visto che le occasioni migliori sono state proprio per gli uomini di Cusatis. Una squadra che sembra aver trovato gli equilibri giusti, che rischia il dovuto con una difesa che migliora di gara in gara ed in avanti ha comunque giocatori in grado di far male. Vittoria pesante anche perché si trattava a tutti gli effetti di uno scontro diretto. Dopo qualche schermaglia iniziale, il primo vero tentativo è di Taino al nono, con la palla che termina lontano dai pali. Il match sembra sostanzialmente equilibrato, con l'Alma a controllare, non disdegnando però la fase offensiva. Ispirato in questi minuti a Cazzola, la cui bordata al 19° termina sopra la traversa. Raggio Garibaldi è il playmaker dei virgiliani e tenta una conclusione poco dopo la mezz'ora che tuttavia non impensierisce Menegatti. Dopo l'ammonizione a Cazzola, il Fano ha una buona doppia opportunità allo scadere della prima frazione. Gabbianelli costringe Maniero a distendersi, poi innesca Masini, il quale non aggancia nei pressi del portiere locale. 0-0 con qualche rimpianto per gli ospiti. Nella ripresa il Mantova ha una buona chance in apertura al terzo. Di Sant'Antonio recupera palla, punta la porta e dopo aver saltato due avversari serve Caridi, ma l'esperto giocatore palermitano, bandiera del Mantova, all'altezza del limite dell'area di rigore, calcia altissimo. Il Fano comunque regge bene il campo e dà la sensazione di poter far male. Al 24° Gabbianelli serve Gucci sulla sinistra. La punta granata supera Bandini in velocità ma spara al lato. Poco dopo c'è un tentativo di Bellemo che termina alto. Al 35° l'episodio che decide il match. Gucci viene platealmente trattenuto in area a pochi passi dalla porta. L'arbitro ci pensa un attimo ma non può non fischiare il calcio di rigore. Responsabilità pesante per Masini che calcia impeccabilmente il penalty insaccando sotto la traversa. Ultimi assalti del Mantova, peraltro sterili. Al 92° Ruopolo non trova lo specchio della porta. Giustificata l'esultanza finale, il Fano sale a quota 13 in classifica e conferma le potenzialità di una squadra che ha sicuramente le possibilità di disputare una stagione quantomeno tranquilla. Simone Masini, è stato però un inizio difficile, no, per voi di questa stagione. Ricordo la prima partita a Bolzano contro il Sud Tirolo, è arrivata una sconfitta anche meritata, poi c'è stato il passo falso contro il Sant'Arcangelo, una vittoria contro il Padova, frutto se vogliamo anche di una serie di episodi favorevoli, poi un lento crescendo. Cos'è cambiato oltre la convinzione, oltre a un passo diverso della vostra squadra? Se è cambiato qualcosa? No, non è che è cambiato, diciamo che stiamo crescendo, perché il mister sapeva benissimo che siamo un gruppo di ragazzi molto giovani e abbiamo pagato un po' lo scotto della categoria. Poi strada facendo hanno capito, magari confrontandoci con le avversarie, che tipo di livello c'era e siamo migliorati e siamo in crescita, netta crescita. Questo ci fa ben sperare per il futuro, anche se è vero che queste due partite abbiamo vinto, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra perché insomma... Ah beh, insomma, che c'è da sudare e soffrire è scontato. A proposito di Cusatis, Sara, c'è un nostro telespettatore che mi pare che recita una sorta di mea culpa. Sì, infatti è Giorgio Talevi che ci scrive: dobbiamo fare un mea culpa su Cusatis, troppo contestato anche da noi tifosi, quindi forza Alma e avanti così. Veramente così contestato, Jacopo? Beh, c'è stato un periodo in cui la tifoseria ha iniziato a fare pressione sia sulla squadra ma sulla stessa dirigenza, sull'allenatore. Voi siete anche intervenuti con un comunicato ufficiale, sì, no? Come con la società, insieme alla società è stato deciso di comunque esprimere, no, un pensiero, quello che potesse essere più aderente alla volontà societaria, per cercare di dare soprattutto dei punti di riferimento. Nel calcio, ovviamente, soprattutto in questo periodo storico, viene contaminato dalla comunicazione, quindi con i social, con tutta una serie di strumenti, la vita sportiva della squadra può essere influenzata, quindi abbiamo ritenuto opportuno dire il nostro parere, ricordando comunque che siamo una neopromossa, una squadra che è arrivata a giocare Lega Pro dopo il ripescaggio, comunque la riammissione, come preferiamo per utilizzare un termine tecnico corretto, quindi era normale che si incontrassero delle difficoltà, era normale
aveva a disposizione del tempo per poter trovare l'amalgama giusta, era normale soprattutto capire con che realtà la realtà che avremmo avuto davanti. Quindi, come nel calcio, avete capito insomma che il salto di qualità non è un salto considerevole solamente dal punto di vista sportivo. Non si parla solamente di calciatori professionisti o di calciatori comunque retribuiti con un contratto riconosciuto e con tutta quella serie di apparati e strutture che comportano e sono presenti in Lega Pro. Ci si confronta con una categoria completamente complessa, con una categoria completamente diversa da quella che può essere il dilettantismo, ma proprio da un punto di vista gestionale, quindi era fisiologico che un po' di difficoltà si sarebbe incontrata. Una volta Simone si chiedeva se voi venivate influenzati dalle pagelle dei giornali. Adesso, tornando a quello che diceva Jacopo, vi influenzano i social? La verità, li andate a vedere dei tifosi, dai, la risposta è sì. Forse hai preso la persona sbagliata, perché non io non guardo social. Niente, no. Io ho fatto una scelta all'inizio della mia carriera, perché a me all'inizio mi dava molto fastidio sapere, magari io sapevo se avevo giocato bene o no, vedere il voto di un giornalista che mi poteva condizionare. Quindi già 15 anni fa ho fatto questa scelta. E... che mantieni rigorosamente. No, perché secondo me, ti spiego in brevissimo, che magari non voglio annoiare, perché se vai bene magari ti esaltano più di quello che è dovuto, se vai male ti buttano ancora più giù, quindi secondo me per un calciatore non ha senso guardare queste cose. Questo perché, e qui dobbiamo fare il mea culpa noi, spesso il giornalista non è un osservatore distaccato, ma è anche, non voglio dire tifoso, ma diciamo parteggia per qualche parte, la mettiamo così. Tra poco vedremo Maceratese e Parma, e oggettivamente anche voi contro il Parma avete avuto molto da recriminare, perché quella partita forse grida vendetta, no? Con un gol di Calaiò a 5 minuti dalla fine, quando lo 0-0 sembrava scritto, nel senso il Magno Parma, che ha giocatori i cui stipendi valgono almeno 10 vostri, con tutto il rispetto, però poi in campo sicuramente non dà spettacolo. Sì, questo è il bello del calcio, insomma, perché in campo non ci vanno i contratti, ci vanno i calciatori, quindi anzi è più stimolante magari sapere che ti vai a confrontare con giocatori che hanno fatto certe categorie, che guadagnano magari certe cifre, perché dici, caspita, se lui guadagna questi soldi, magari oggi io faccio meglio di lui, un domani posso ambire anch'io. Certo. Magari. E quindi è molto stimolante. Sì, noi ci abbiamo un rammarico, perché c'era molta gente allo stadio, avremmo voluto regalare perlomeno un pareggio, come era più giusto. Come era a 5 minuti dalla fine. Sì, insomma. E poi perché se non avessimo perso quella partita era il quinto o sesto risultato utile consecutivo, invece quello purtroppo ci ha... Ha spezzato un po' la serie, ma adesso vedremo dal servizio di Lorenzo Ottaviani che ieri sera all'Elverecina c'è stata una sola palla gol, vera, una sola, e l'ha avuta la Maceratese con Palmieri e Canini a salvare sulla linea. Lo spettacolo migliore è stato però fuori dal campo, con grandissimi gesti e spontanei e veramente encomiabili di solidarietà da parte dei tifosi del Parma verso una provincia pesantemente colpita dai recenti eventi sismici. Vediamo. Ready Car, qualità e convenienza. Volkswagen Up da 9.900 euro. Audi Q2 da 26.500 euro. Volkswagen Golf TGI da 17.900 euro. Renault Captur da 16.900 euro. Jeep Renegade da 19.900 euro. Audi A3 Sportback da 21.500 euro. Fiat Panda Cross da 16.900 euro. Volkswagen Polo da 10.900 euro. Fiat 500X da 17.900 euro. Fiat 500L da 16.800 euro. Sul sito puoi scegliere tra più di 100 auto usate. Ready Car, Treia e Potenza Picena. Siamo diventati adulti e grandi insieme alle vostre piante nei vostri giardini. Ci piace immaginare che, chissà, i vostri genitori abbiano scelto da noi piccoli arbusti, oggi generosi alberi ombrosi, testimoni di vita, magnifiche presenze silenziose e affascinanti nei vostri spazi verdi. Pellegrini Garden da sempre segue i suoi clienti nella scelta di piante, fiori, frutti, materiali e arredi su misura per ogni esigenza e per i più diversi spazi verdi, nel rispetto della natura dei luoghi, che è anche fonte di ispirazione per i nostri progettisti. In un giardino Pellegrini Garden c'è sempre molto di te. Pellegrini Garden, Civitanova Marche. Al termine di una vigilia agitata sul fronte societario, a colpi di comunicati tra potenziali acquirenti e proprietà, la Maceratese sfodera una delle sue migliori prestazioni stagionali, obbligando al pari 0-0 il Parma di Apolloni all'Elverecina.
e alla fine la Maceratese che può recriminare per il risultato di pareggio, visto che la formazione di Giunti ha creato le migliori occasioni della partita e soprattutto ha reso inoperoso il suo portiere forte. Il Parma, che non è riuscito mai a tirare in porta, ha sbattuto contro una Maceratese perfetta in difesa con i tre centrali Perna, Marchetti e Gattari e molto dinamica a centrocampo con la corsa di Mestre e la grande generosità di Petrilli. È mancato come in altre occasioni l'acuto del gol, ma il pari stavolta vale davvero tanto anche in proiezione futura. 1500 spettatori all'Elvia Recina per la gara contro una delle big del torneo, il Parma. Maceratese con Marchetti che ritorna tra i titolari in difesa, Mestre a centrocampo e Palmieri in attacco a far coppia con Colombi. In panca Broli, Quadri e Turchetta. Ottavo, si presenta la Maceratese, bella punizione di Petrilli, Zommers si allunga e devia in corner. Maceratese che gioca inizialmente con buona personalità tenendo il Parma nella propria metà campo. Al 20° occasione Parma, l'unica della gara, botta dalla distanza dei Nocciolini, palla alta di poco sulla traversa. Giocano davvero bene i biancorossi, al 30° tiro di Ventola, Zommers risponde presente. Sul proseguimento dell'azione, fuga di Petrilli, cross a centro area, arriva Palmieri a rimorchio, ma la difesa gialloblu riesce a salvarsi con grande affanno sulla conclusione a colpo sicuro dell'attaccante maceratese. Finisce così 0-0, un primo tempo in cui la Rata si è fatta apprezzare nel gioco e nella tenuta del campo contro un Parma davvero spaesato. Ripresa più intraprendente il Parma che prende in pugno l'inerzia della partita. Al 21° però è la Maceratese che allenta la pressione con una punizione di Petrilli che fa fare bella figura al portiere Zommers. 24° reclamano i biancorossi per una caduta in area di Palmieri, ma Volpi di Arezzo fa proseguire tra le proteste dei locali. Il Parma prova a prendere il sopravvento, ma la Maceratese si difende sempre con ordine e quando può è pronta a ripartire pericolosamente in contropiede. Ultimi minuti all'insegna del fair play tra le due tifoserie nel segno della solidarietà verso le popolazioni terremotate, con striscioni da parte degli ultras del Parma ed applausi di tutta l'Elvia Recina. Al 46° sul rinvio di Malaccari, palla perfida che obbliga Zommers alla ultima difficile deviazione in corner della sua partita. Finisce così 0-0 con un'attentissima Maceratese che tra gli applausi del pubblico incamera un punto meritato e preziosissimo. Federico Giunti, un ottimo pareggio contro il Parma, mi è piaciuta molto la squadra per l'applicazione, come ha tenuto il campo, l'attenzione, forse è mancato l'acuto in avanti, ma stasera davvero un punto che vale tanto. Se andiamo a vedere l'occasione più grossa forse l'abbiamo avuta noi, e mi spiace il rammarico di Federico perché è due o tre volte che si fa veramente vicino a Salò, un'altra grandissima occasione, a Reggio gliel'hanno tolto il gol, quindi è un giocatore che, su quale contiamo tanto, spesso ci ha fatto la differenza entrando nel secondo tempo, questa settimana qua però l'ho visto giocare in Coppa Italia e ho deciso di farlo, di riproporlo, poi chiaramente è un giocatore che ancora ai 90 minuti, l'avete visto, non ce li ha e il campo probabilmente non l'ha neanche aiutato, però avanti si va perché gliel'ho detto, i gol verranno come per Matteo, ma stasera bisognava fare questo. E quindi hanno fatto quello che c'era da fare, lottare, anche una discreta fase difensiva, ma tutti quanti. E il livello di attenzione chiaramente quando ci sono queste partite si alza da solo e fortunatamente è stato mantenuto per 97-98 minuti, che era quello che volevamo. Molto bravi, no? Non far tirare il Parma, che forse è il miglior attacco del torneo, forte, non ricordiamo una parata. Avevo talmente timore, ma tanto, delle palle giocate da laterale, perché loro mettono ste palle anche dalla tre quarti in area di rigore, sapendo di avere centimetri, hanno Scavone nel centro-sinistra che si inserisce, i due profili davanti, poi hanno messo addirittura Ivaco alla fine. Ivaco in panchina. Baraglie prima, e quindi potevamo soffrire, invece niente, abbiamo dietro... Soprattutto di testa hanno giganteggiato, l'hanno preso tutti Gattari, Perna e Marchetti, credo il 90% delle palle le hanno prese e quando non l'hanno presa hanno in ogni caso recuperato la seconda palla concedendo, ecco, come hai detto te, pochissimo. Lei è partito con i tre centrali difensivi, ha cambiato qualcosa perché il Parma ovviamente obbligava a cambiare qualcosa? Sì, avevamo pensato di, come dire, di limitarli a destra loro, sinistra nostra, spostando Cristian dall'altra parte e cercando invece di metterli in difficoltà con Petrilli. Loro legano tanto Nunziella ai tre di difesa, quindi Petrilli il primo tempo alcune volte ha trovato spazio e le occasioni migliori forse sono venute da quella parte lì, e il cross per Federico è venuto da quella parte lì, poi chiaramente
Petrilli è stato determinante in alcune chiusure anche difensive. Mister, nessuna squadra ha messo sotto la Maceratese dal punto di vista del gioco, poi i risultati sono stati positivi e negativi. Questo credo che dal vostro punto di vista debba essere davvero una grande iniezione di fiducia. Abbiamo visto oggi il Parma, manca da vedere il Bassano, ma nessuno ha messo sotto la Maceratese. No, io lo dico sempre ai ragazzi che ci devono credere per primi, ma il primo che ci crede è chi li guida. Adesso lo dico qua davanti alla telecamera, ma tu lo sai, se non fosse stato così avrei avuto tanti motivi anche per andarmene, quindi voglio provare a riuscire a fare qualcosa che sarebbe straordinario, perché sappiamo che ci sono delle difficoltà, ci sono squadre attrezzatissime e tante altre squadre che sono come noi. Noi dobbiamo essere bravi a rosicchiare punti come oggi, quando le squadre che abbiamo davanti sembrano impossibili da affrontare, e cercare di vincere più scontri diretti possibili. Adesso abbiamo un'altra partita proibitiva, poi abbiamo un trittico di partite probabilmente che conterà molto, perché saranno tutte squadre che sono lì e fanno parte insomma del lotto dove siamo noi di classifica. Mister Apolloni, al termine di questa partita contro la Maceratese, uno 0-0 direi giusto per quello che si è visto. Avete trovato una Maceratese che vi ha creato parecchi problemi, soprattutto vi ha impedito praticamente di tirare in porta. Sì, abbiamo fatto meno di quello che potevamo fare, dovevamo fare. Poi grossi problemi non abbiamo avuti noi, nel senso che la Maceratese ha fatto la sua gara, ha cercato di contenerci e di ripartire con dei contropiedi, però anche lì si è stati bravi, ma abbiamo fatto troppo poco per vincere. La Maceratese che si è schierata con tre centrali, se lo aspettava? Ma leggendo in settimana sicuramente sapevo che Giunti avrebbe fatto una modifica nell'assetto, ecco, perché c'era nell'aria. Ma al di là di quello, ripeto, noi abbiamo manovrato, abbiamo fatto le cose buone, però si è stati poco concreti, soprattutto poco decisivi nell'andare a cercare il gol. Mancato un po' il guizzo, anche la cattiveria un po' in avanti, no? Sì, ci è mancato un po' questa determinazione che ci può far fare differenza. Che impressione l'ha fatto questa Maceratese? Sicuramente è una squadra che ha contenuto, io l'ho visto la partita che ha fatto contro il Ferrari Pisalò, mi ha fatto un'ottima impressione. È chiaro che oggi giocava in una maniera diversa, quindi probabilmente i meccanismi non erano ben rodati, perché chiaramente ha giocato prettamente per non farci giocare. Bene, rientriamo in studio leggendo subito un messaggio importante di Pietro De Angelis relativo alla questione sulla Maceratese. La fideiussione che comunque deve essere fatta a garanzia della Lega Pro tecnicamente non può essere emessa fino a quando Spalletta non diventa ufficialmente il proprietario della Maceratese. Questa è una precisazione molto importante. Abbiamo visto la partita che conferma un po' quello che dicevamo prima con Simone Masini, a cui chiediamo da quanti anni gioca in Serie C. Tanti anni. Io ho avuto la fortuna di incominciare presto, subito esordito a 16 anni. La terza serie sembra la tua categoria proprio. Sì, alla fine mi reputo una persona fortunata, perché ho fatto sempre la Lega Pro e 2 anni e mezzo di B, e quindi ricordiamo qualche tuo transito ad Ascoli poco fortunato? Sì, diciamo che purtroppo a volte le cose non vanno come uno vorrebbe, perché ad Ascoli io mi avevo portato un direttore sportivo, ho fatto 4 anni di contratto e dopo un mese l'hanno esonerato, è venuto un altro direttore e mi ha messo fuori rosa subito. Chi era il tuo allenatore a quell'epoca, ti ricordi? Li abbiamo cambiati quello lì. Avevamo avuto l'inizio di Costanzo, poi Chiarenza e poi Colomba. Ah, ok, poi è arrivata la salvezza con Colomba, sì, con una grande rimonta. Le tue stagioni migliori a Catanzaro? Sì, vabbè, il fatto realizzativo sì, a Catanzaro, però cioè, l'importante è sempre lasciare un bel ricordo come persona, perché poi il calciatore passa e l'uomo rimane, insomma, quello è quello che cerco di fare quando vado nelle città, poi insomma, il calciatore passa. Com'è cambiata la terza serie in tantissimi anni, secondo te? Ma devo dire che è migliorata molto sotto l'aspetto delle garanzie che ci sono a livello societario, perché è molto più difficile che una squadra fallisca e non paghi gli stipendi, mentre prima, ahimè, purtroppo era all'ordine del giorno. Mentre invece sul fatto della qualità dei giocatori adesso si è alzata nuovamente, mentre c'è stato un periodo con le regole che avevano fatto dei giovani, la meritocrazia era finita, il livello si era abbassato notevolmente. Penso che la Lega Pro di adesso sia
migliore sotto tutti i punti di vista della Lega Pro di qualche anno fa. Lo penso anch'io. Vediamo con la regia il prossimo turno di Lega Pro, la 14ª giornata, che si disputerà sabato, prima di vedere il servizio su Ancona Lumezzane. Le partite in programma saranno Bassano Maceratese alle 18.30, Fano Gubbio alle 16.30, Feralpi Salò Venezia, Forlì Mantova, scontro diretto, Lumezzane San Benedettese alle 14.30, Modena Pordenone, Parma Padova, Reggiana Albino Leffe, Sud Tirol Sant'Arcangelo, un altro scontro diretto alle 20.30 tra Teramo ed Ancona. Mediocre la partita della formazione di Brini contro il Lumezzane, che ha vinto meritatamente al Del Conero per 1-0. Vediamo come dal nostro servizio. Esplora nuovi orizzonti, conquista territori sconosciuti, scopri il vero sapore della libertà con la nuova Suzuki S-Cross. Dove andrai? Nuova Suzuki S-Cross. Scegli la tua destinazione. Suzuki. Mosca Automobili, concessionario ufficiale Suzuki, vi invita a scoprire l'intera gamma due o quattro ruote motrici nelle sedi di Recanati, Macerata, Civitanova Marche e anche Ancona. Grazie ai suoi 50 anni di esperienza nel settore, la Centredil SRL è la scelta giusta per creare e rifinire la tua casa. Nello showroom troverete serietà e personale altamente qualificato, unito al design esclusivo dei prodotti. Centredil SRL è l'unica in grado di soddisfare appieno il gusto del cliente, con soluzioni di altissima qualità. Centredil SRL è a Trudica di Morrovalle, in via Campomaggio 115, e vi sta aspettando per mostrarvi il salone espositivo. Un deciso passo indietro, anzi peggio per l'Ancona, che dopo le confortanti trasferte di Pordenone e Bolzano cede meritatamente in casa contro Lumezzane, almeno più convinto e propositivo. Poco gioco, tanta confusione, parecchia approssimazione, molteplici errori hanno caratterizzato la prova dei ragazzi di Fabio Brini, apparsi svogliati in difesa ed improduttivi in attacco, dove i problemi di momentè rischiano di diventare cronici. Male anche il centrocampo, dove Zampe ed Aghiei sono apparsi spesso in ritardo nei contrasti e poco precisi nell'impostazione. Partono bene i lombardi con un colpo di testa di Bacio Terracino, bloccato da Scuffia. Un traversone di Barillara all'ottavo non fa male, ma è Lumezzane che è decisamente più pericoloso e dal quarto d'ora trova il vantaggio. Il pataracchio lo combina Moi, in giornata no, su un cross apparentemente innocuo. Il centrale dorico offre un assist d'oro a Barbuti, che praticamente da 0 metri insacca con assoluta tranquillità. Tutto troppo facile per il Lumezzane, che va vicino addirittura al raddoppio pochi minuti dopo, ed ancora su un errore della difesa biancorossa, stavolta in uscita con Frediani, Barbuti gira di poco a lato il cross di un compagno. Timidamente i dorici provano a farsi vivi con un tiro di Zampa dalla distanza, tuttavia senza alcun esito. Al 32esimo invece insidioso contropiede del Lumezzane, finalizzato da un tiro di Calamai deviato in angolo da un attento Scuffia. Il tempo si chiude con un tiro al volo di De Silvestro, che sarà sostituito nell'intervallo da Falu Samb, che finisce di poco a lato. Ti aspetti una ripresa grintosa e determinata da parte dell'Ancona, ed invece il copione non cambia, sempre con il Lumezzane più intraprendente. Così ancora un'incertezza di Moi innesca la ripartenza ospite con un tiro di Russini neutralizzato da Scuffia. Entra ad Affara per l'impalpabile Zampa, poi Montagnoli per Frediani. L'unica vera nota di cronaca, a parte qualche mischia comunque risolta senza grandi problemi dai lombardi, è l'espulsione di Russini, che arriva dopo il 90esimo per doppia ingenua ammonizione, rimediata dal giocatore in poco più di 10 minuti. Alla fine, forse per la prima volta dall'inizio del campionato, i fischi della curva nord, che si aspettava tutt'altro tipo di prestazione, e la classifica per i dorici torna a farsi seriamente preoccupante. Allora Simone, sabato avete il Gubbio, squadra formato trasferta, quindi un atteggiamento più prudente? Bah, no, penso che noi cercheremo di fare sempre la nostra partita, perché in casa, insomma, vogliamo che diventi il nostro fortino. Poi è vero, il Gubbio penso sia la squadra che ha ottenuto più punti in trasferta, e
c'è da avere molta attenzione, insomma. Gubbio esattamente in trasferta ha un ruolino di 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta che si commenta da solo. Senti, il Forlì che avete visto al Mancini e che avete battuto e che sinora ha 5 pareggi ed 8 sconfitte, ha davvero qualcosa in meno secondo te rispetto un po' a tutte le altre compagini del lotto? Ma devo dire che non gioca un brutto calcio, cerca sempre di fare la partita e anche contro di noi non ha giocato male, anche in altre partite, siccome conosco il loro allenatore. Anche però, a Fano lo conoscono, Gadda, insomma. Sì. Però devo dire che oggettivamente non ha certi giocatori che gli possono magari risolvere la partita. Secondo me ha qualcosa in meno rispetto alle altre squadre, sì. Intanto un'occhiata alle statistiche del nostro collaboratore Giuseppe Stulzini. L'Ancona ha il peggior attacco con soltanto 6 gol messi a segno. Sinora sono state segnate 286 reti alla media di 2,22. Mancuso della Samba è diventato il capocannoniere con 9 reti. 427 giocatori schierati sinora, il Modena ne ha schierati 24, la squadra che ne ha schierati di più, la Maceratese quelle che ne ha schierati di meno, 18, 30 le espulsioni totali, 4 per la San Benedettese che è in testa a questa graduatoria. Squadre senza cartellini rossi sono Albino Leffe, Bassano, Parma, Suttirol e Maceratese. Sara. Sì, Federico Gelsomini ci scrive proprio per i nostri ospiti. Volevo fare i complimenti a Masini per il gol di ieri sera, ma ora testa al Gubbio e magari regalandoci ancora un altro gol. Forza Fano! E qui non c'è da rispondere, no? Perché cosa fatta Capoasi dice ormai la partita di Mantova è passato, recente passato, quindi testa al Gubbio sicuro. Jacopo, Cocuzza e Carotti. Cocuzza è stato operato al ginocchio destro, la rottura del legamento crociato anteriore, quindi avrà un tempi di recupero stimabili in circa 4-5 mesi a seconda poi del suo percorso riabilitativo, mentre invece Carotti, dopo il problema muscolare che l'ho affermato nella prima parte di stagione, è a completa disposizione del tecnico, quindi abile arruolato, abile. Sulla carta pienamente disponibile. Iniziamo a parlare anche di Serie D vedendo i risultati dell'undicesima giornata, poi inizieranno i nostri servizi. Vediamo quindi il tabellino: Castelfidardo batte Olimpia Agnonese 1-0, a Chieti Romagna Centro batte Chieti 1-0, a Civitanova San Maurese batte Civitanovese 2-0, Fermana batte Campobasso 1-0, Matelica batte Recanatese 4-1, Monticelli Vispesero 0-0, San Marino batte Pineto 2-1, San Nicolò batte Alfonsine 2-0, Vastese Jesina 1-1. In testa alla classifica quindi sono Olimpia Agnonese e Vastese con 21 punti, Matelica e Vispesero 20, San Nicolò 19, San Maurese 17, Fermana 16, San Marino, Campobasso, Castelfidardo e Jesina 14, Monticelli e Romagna Centro 13, Civitanovese 12, Alfonsine, Recanatese e Pineto 9. Chiude malinconicamente il Chieti con un punto. Chiaramente Matelica e Fermana hanno 2 partite da recuperare, una gara in meno invece per Vastese, San Nicolò, San Maurese, Monticelli e Recanatese. Il 16 novembre, quindi mercoledì prossimo, si recupereranno Fermana Recanatese, Monticelli Matelica e San Nicolò San Maurese. Direi come primo servizio di far vedere il successo del Castelfidardo che ha compiuto un po' l'impresa della giornata battendo la capolista Olimpia Agnonese. Vediamo il servizio. Gas Marca, l'azienda del gas del nostro territorio. Un'impresa vicina alle imprese, una famiglia vicino alle famiglie. Gas Marca è anche energia elettrica. Prezzi più convenienti, consulenze gratuite, no numeri verdi, no call center, ma persone. Gas Marca destina il 10% degli utili al sociale. Gas Marca è energia umana. Chiamaci a Civitanova Marche, Porto Potenza Picena, Monte Cosaro, Porto Sant'Elpidio, Grotta a Mare. Gasmarca, l'energia del territorio. Porte per interni, parquet, armadi e portoni blindati. Garofoli, coordinati di alta qualità. Musica maestro, e che la sinfonia non sia una stonata melodia.
Castelfidardo Olimpia Agnonese. È anche una sfida tra la capitale della fisarmonica e quella delle campane. E più che di campane, un suono d'un campanello d'allarme è rintoccato per entrambe le squadre in settimana. Infatti i padroni di casa vengono dalla sfortunata sconfitta contro la San Maurese maturata al 93esimo, match che ha lasciato tanta rabbia per un punto perso per strada che sembrava già dentro la bisaccia fidardense. Mastica amaro anche l'Agnonese, che domenica scorsa ha perduto per la prima volta in campionato contro il Monticelli, che ha violato il Civitelle sempre allo scadere. Insomma, una sfida che suona tanto di rivincita per entrambe le società. Olimpia Agnonese, che un po' a sorpresa arriva al Galileo Mancini coi galloni di prima della classe, ma priva di Rullo, che si accomoda precauzionalmente in panchina, e di Gragnoli e Litterio. De Angelis deve fare a meno dello squalificato Pigini e dell'infortunato Buffarini, ma ritrova Bordi, che rientra dalla squalifica. Vediamo allora insieme che spartito hanno suonato le due squadre sul rettangolo verde. Appena un minuto e si fa subito viva l'Agnonese con una conclusione di Ricamato a lato. Poi ancora gli ospiti con Di Federico, che in area conclude a rete, di petto ribatte Silletti. Insistono i molisani. Al 14esimo azione sulla sinistra, palla a centro area per Di Federico, che da terra riesce ad alzare il cuoio e calciare ugualmente la palla, che incoccia sulla gamba di un difensore e termina in corner. Poi da corner la sfera attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore biancoverde, senza che né Cassese né Guida riescano a incocciare con la testa il cuoio. Squadra rapida, veloce e unita l'Agnonese, fluida la manovra granata, un team capace di accorciare benissimo in difesa fino a costruire un muro davanti a Campanico, ma capace anche di ribaltare il fronte del gioco e di stendersi con pericolosità in contropiede. Il Castelfidardo argina bene gli agnonesi e piano piano trova le contromisure fino ad affacciarsi dalle parti di Campanico, come al 21esimo, quando Maisto difende bene palla sulla destra, vede e serve sulla stessa corsia Massi, che mette di prima al centro. Gaeta stoppa, calcia all'altezza del dischetto del rigore, ma non c'entra la porta. Ma che occasione bruciata dal numero 10 di casa. Al 24esimo un esempio della manovra molisana. Quattro tocchi e i granata sono in porta. De Moleon, Di Lollo, Di Federico, che allarga per Guida, che in area sulla sinistra caracolla un momento e poi ciabatta il Mancino, che finisce fuori di poco. Al 26esimo mischia al limite dell'area della squadra molisana, che fa muraglia. Al 27esimo ammonito Bordi, che ferma provvidenzialmente la ripartenza e il contropiede granata. E poi al 42esimo, in chiusura di primo tempo, un'altra occasione d'oro per il Castelfidardo. Da calcio d'angolo Soragna di testa scavalca il portiere, Silletti incorna ancora di testa a porta vuota, ma ci pensa Di Federico a salvare sulla linea. Poi Testoni ci riprova ancora, ma Campanico ha recuperato la posizione e blocca il cuoio. 0-0 al termine dei primi 45 minuti, un primo tempo divertente con l'occasionissima capitata tra i piedi dei padroni di casa. Comincia la ripresa e passa solamente un minuto che il Castello sfonda la rete di Campanico. Maisto conquista un corner, lo batte Gaeta di sinistro, traiettoria perfetta per la testa di Filipponi, che indisturbato inzucca di testa e buca Campanico per l'1-0 dei locali. Castelfidardo 1, Olimpia Agnonese 0, Daniele Filipponi. Terzo gol in campionato per lui, complimenti, è un difensore. L'immediata risposta dell'Olimpia Agnonese è nel colpo di testa di Ricamato al 7esimo, che fa venire qualche brivido a De Gennaro, che non trattiene la palla. Poi all'11esimo di nuovo Castelfidardo con una fuga prepotente e un tiro potente di Gaeta, che Campanico para ma non blocca. Intanto sostituzioni da una parte e dall'altra, e poi al 20esimo in area fidardense quasi combinano una frittata Testoni e De Gennaro, ma alla fine sbrogliano il pericolo. Ancora però pericolo al 29esimo in area Castello, bella azione di Pejic sulla sinistra, che appoggia al neo entrato Vitelli, che spara una fucilata di poco alto sopra la traversa.
ci prova ancora l'Agnonese che cerca e vuole il pareggio. Calcio di punizione dai 30 metri di Guerra, sinistro a giro, blocca De Gennaro. Infine al 47esimo Demo Leon calcia alle stelle in area castellana e quindi dopo 5 minuti di recupero e quindi al 95esimo finisce così, Castelfidardo 1, Olimpia Agnonese 0. Bella squadra quella molisana, giovane, sbarazzina, veloce, corta e aperta, però sulle palle ferme c'è sempre da tremare per i molisani. I peggiori pericoli per i Granata sono venuti infatti tutti da corner, compreso il gol subito. Urgono correttivi su queste fasi e non sarebbe cosa sgradita maggiore concretezza in avanti. Però l'Agnonese esce a testa molto alta dal confronto odierno e a testa ancor più alta e soprattutto con 3 punti in saccoccia ci esce il Castelfidardo, che ha saputo aspettare i tempi giusti e ha saputo essere finalmente cinico in una delle poche occasioni da rete avute. Bene così, ma trovino continuità di risultati biancoverdi. Ma almeno per oggi, a parità di bravura nell'esecuzione della melodia, il Castelfidardo è riuscito a suonare sia l'Agnonese sia la campana della vittoria. Siamo riusciti a battere la prima in classifica, che secondo me è prima in classifica meritatamente, perché delle squadre che abbiamo incontrato fino adesso è la squadra migliore che abbiamo visto. Gioca bene, è organizzata, i primi 20 minuti ci hanno messo molto molto in difficoltà e poi col passare del tempo siamo cresciuti. Ovviamente eravamo una squadra a trazione anteriore, perché supportare contemporaneamente Maisto, Albanesi, Gaeta e Soraglia non è semplicissimo, bisogna darsi una mano. All'inizio non l'avevamo fatto, eravamo in difficoltà, poi siamo entrati in campo con la giusta determinazione, soprattutto nel secondo tempo. Obiettivamente nel secondo tempo abbiamo meritato la vittoria, però ribadisco, abbiamo vinto contro la migliore squadra che ho visto fino adesso. Senti, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto di questa partita del tuo Castelfidardo, e si può dire che insomma state sulla buona strada in sostanza? Ma io, per come intendo il calcio, io i primi 20 minuti non mi sono piaciuti per niente, sinceramente ero molto molto arrabbiato tra me e me, e stranamente non parlavo in panchina. La cosa che mi è piaciuta di più invece è la predisposizione al sacrificio dei tanti giocatori. Faccio un esempio, lo stesso Bordi, che era fuori ruolo per esempio, si è sacrificato tanto, e queste sono le cose che mi piacciono a me. Torniamo in diretta a seconda parte della nostra trasmissione e Jacopo, tu segui un po' tutti i campionati, dimenticando che hai Sara Santacchi vicino a te, il Matelica lo vedi favorito? Beh, Matelica sicuramente è una squadra costruita per vincere, non facciamo gli ipocriti, non ci nascondiamo. C'è anche un'impronta fanese a Matelica? No, ci sono due impronte fanesi, il portiere Marcantognini, che vabbè, ricordo che mi lega un grande rapporto di amicizia, al di là dell'aspetto professionale, al di là del fatto che è stato a Fano comunque un grandissimo professionista, un bravissimo ragazzo. Poi in difesa c'è la garanzia Luca Caccioli, inutile dirlo che gli ultimi 3 campionati di D, lo ricordiamo, Ancona, Rimini, Parma, hanno vinto tutti. Di grande prestigio. Leggendo la distinta di ieri con la Maceratese, si può vedere benissimo che in panchina c'erano giocatori che in qualsiasi altra squadra di Serie D giocherebbero titolari, quindi Matelica non si può nascondere dietro un dito. Senti, l'antagonista che potrebbe essere secondo te? Secondo me, ti dico la mia, potrebbe essere il San Nicolò, che zitto zitto 4-4 allora, sta venendo il San Nicolò, una squadra, lo ricordiamo, che negli ultimi 2 campionati con Epifani ha sempre espresso il miglior calcio, non lo nascondiamo, sempre giocato benissimo, le sue squadre hanno sempre praticato un calcio spumeggiante, dinamico. Secondo me invece alla fine la Fermana quest'anno potrebbe dire la sua, perché comunque ha la conoscenza di questo campionato. Però fa specie vedere come 2 squadre come l'Agnonese e la Vastese siano lì davanti a dire la loro in un campionato comunque abbastanza equilibrato. Sì, un campionato sicuramente molto molto livellato. Andiamo avanti con i messaggi, Sara. Esatto, a proposito di questo, Alessio Micucci ci scrive: guardando la classifica momentanea in attesa dei recuperi
infrasettimanali, si deduce che l'Agnonese è in netto calo fisico. Possiamo definire questa squadra un fuoco di paglia oppure una rivelazione inaspettata viste le ultime stagioni? Allora, secondo me è una rivelazione inaspettata perché nessuno poteva prevedere un campionato del genere. Teniamo conto che fino a luglio inoltrato non sapevamo nemmeno se l'Olimpia Agnonese si sarebbe iscritta a questo campionato di Serie D. A mio avviso è destinato un po' a ridimensionarsi, ma non del tutto, cioè nel senso può disputare un campionato comunque con buone soddisfazioni. Ancora Matteo Marinsalda ci scrive: quale sarà il futuro della Civitanovese? Ecco, questo veramente è molto difficile da poter capire. Ricordiamo che il patron Giuseppe Cerolini, attualmente agli arresti domiciliari, ha messo in vendita la società. C'è una situazione estremamente difficile. Ieri, per esempio, la squadra non si è allenata per tutta una serie di problemi logistici. Uno dei suoi migliori giocatori, Erlen, se n'è andato. Un altro, perché poi piove sul bagnato, Barbosa, oggi dovrebbe aver accusato una lussazione alla spalla. Insomma, c'è un clima quasi da fuggi-fuggi generale. Qual è il discorso? Che Civitanova è una piazza che potenzialmente potrebbe fare tantissimo e dare tantissimo. Ha una classe imprenditoriale tra le più efficienti ed efficaci della nostra regione, purtroppo però da qualche anno a questa parte è una società in mano a persone che, diciamo così, non sono affidabili. Questo spiega anche la scarsa presenza di persone allo stadio. Inutile ripercorrere la storia recente della Civitanovese, la conosciamo tutti, e purtroppo chi ne paga le conseguenze sono i tifosi. Tra poco vedremo il servizio su Materica Recanatese, che è stata anticipata ieri. Prima però di salutare i nostri ospiti, diamo un'occhiata velocemente a cosa è successo nei campionati dilettantistici regionali. Partiamo dall'Eccellenza, undicesima giornata, questi risultati che sono maturati: Atletico Gallo col Bordolo batte Tolentino 2-0, Fabriano Cerreto batte Folgore Verga 5-1, a Fossombrone Porto d'Ascoli batte Forzempronese 1-0, Elvia Recina batte Urbania 3-1, Loreto batte Camerano 3-0, a Monte Giorgio vince la Biagionazzo 1-0, Pergolese Marina 1-1, San Giustese batte Grotta a Mare 1-0. In testa Fabriano Cerreto e Porto d'Ascoli con 25 punti, Atletico Gallo 22, Biagionazzo 20, San Giustese 19, Monte Giorgio e Camerano 17, Marina 16, Tolentino e Elvia Recina 15, Loreto 14, Urbana e Grottamare 8, Pergolese e Forsembronese 7, chiude la Folgore Vergra con 0 punti. Promozione Girone A, vediamo i risultati: Barbara batte Audax Piobico 1-0, FC Senigallia batte Marzocca 2-1, fuori casa Vigor Senigallia batte Gabice Gradara 3-2, Laurentina passa Tempese 1-1, Moglie Vallesina batte Valfoglia 3-2, Adosimo Atletico Alma batte Osimana 3-0, Vigor Castelfidardo batte Belvedere 3-0, Villa Musone batte Real Metauro 6-1. Vigor Senigallia e Barbara sono in testa alla classifica con 18 punti, Marzocca e Moglie Vallesina 17, Atletico Alma e FC Senigallia 15, Laurentina e Gabice Gradara 14, Passatempese 12, Villa Musone Osimana 10, Vigor Castelfidardo e Valfoglia 9, Belvedere 7, Real Metauro e Piobico 6. Andiamo al girone B di promozione: Atletico Piceno Chiesa Nuova 2-2, Aurora 3 Atletico Azzurra Colli 3-1, a Capodarco Porto Sant'Elpidio batte Futura 2-0, a Loro Piceno Potenza Picena batte Lorese 3-1, Montefano Montecosero 1-0, a Monturano Porto Recanati batte Monturano 3-1, Nuova San Giorgese Ciabino 0-0, Trodica batte Coridonia 4-0, Porto Sant'Elpidio in testa con 21 punti, Chiesa Nuova e Lorese 17, Trodica 15, Porto Recanati, Potenza Picena, Aurora 3 e Montefano 14, Ciabino e San Giorgese 13, Atletico Piceno 10, Futura 96, 6, 9 punti, scusate, Atletico Azzurra Colli 8, Monturano 7, Montecosaro e Corridonia chiudono con 3 punti. Simone, potenzialmente ce la farete a fare un campionato con meno sofferenze possibili? Ma noi ce la metteremo tutto perché così, così possa andare, anche se dovesse arrivare la salvezza all'ultima giornata, all'ultimo minuto, saremmo contenti lo stesso. Va bene, campionato di sofferenza, Jacopo, oppure intravedi la possibilità di tirarsi un po' fuori? Machiavelli diceva che il fine giustifica i mezzi. Quello sempre. Quindi la salvezza diventa l'obiettivo prioritario. Sappiamo che ci sarà da soffrire con squadre che lotteranno fino alla fine, campionato equilibrato. Poi secondo me quest'anno molto inciderà anche il mercato di gennaio, con squadre che sicuramente correranno i ripari, soprattutto per il fatto che Venezia e Parma saranno lì davanti insieme ad altre squadre, stanno facendo un po' di fatica per emergere, quindi secondo me il livello si alzerà ancora ulteriormente, la quota salvezza sarà intorno ai 40 punti. Assolutamente sì, e possiamo veramente parlare di due campionati, quello pre-mercato di gennaio e quello post-mercato di gennaio.
Grazie a Simone Massini e a Jacopo Frattini, in bocca al lupo per la vostra stagione. Grazie. Andiamo avanti. Grazie per essere intervenuti, andiamo avanti con i servizi, il prossimo è Matelica Recanatese, vediamo. Eurocarta è forniture per l'ufficio, per aziende, enti pubblici e studi professionali. Eurocarta è ingrosso cancelleria per cartolerie, edicole, tabaccherie e supermercati, con servizio consegna gratuita. Eurocarta è a Corridonia, uscita superstrada Macerata Sud, e vi aspetta nell'ampio cash and carry con le sue novità per l'ufficio, la scuola e l'oggettistica da regalo. Eurocarta 0733 28 17 39. Vuoi rinnovare il tuo ufficio? Affidati ad un'azienda leader da oltre 20 anni. Laser Ufficio, servizi ed arredamenti per l'ufficio. Specializzata nella tecnologia digitale e noleggio, multifunzioni, fotocopiatrici, stampanti, PC, notebook. Rappresentando il fornitore diretto ed il principale partner per piccole, grandi e medie aziende del territorio. Laser Ufficio, via Cupa Madonna di Varano 8, Recanati. Un sabato da protagonista per il Matelica, che vince il derby con la Recanatese per 4-1, festeggiando così una meritata vittoria in una gara mai in dubbio e giocata dopo due turni di stop a causa del terremoto. C'è voglia di normalità e di calcio e la tribuna del comunale gremita nella piena dimostrazione. Non manca un pensiero anche ai paesi colpiti dal sisma. Proprio in segno di vicinanza, i giocatori delle due compagini entrano in campo indossando la maglia realizzata dall'Università di Camerino con la scritta «Il futuro non crolla». Cronaca, la gara è da subito accesa e piacevole da parte di entrambe le squadre che si affrontano a viso aperto. È del Matelica la prima occasione al secondo, con Esposito che sfiora la rete. Pronta la risposta di Dominici al 12esimo, ma Marcantonini si salva in angolo. Al 15esimo il vantaggio del Matelica, con una punizione da incorniciare di Esposito che dal limite dell'area spedisce la sfera in rete per l'1-0. Ballinini al 18esimo fa urlare al gol, quindi si fa vedere la Recanatese al 30esimo con Senigallesi che manda alta la sfera. Al 42esimo Falco è pericoloso in area di testa sullo sviluppo di una punizione, ma Marcantonini si supera. Serie di occasioni ravvicinatissime per i padroni di casa sul finale di primo tempo. Invenzione di Esposito che serve di Pinto, quest'ultimo va a cercare Baldinini che da solo in area colpisce clamorosamente la traversa. Sul rimpallo poi Boldrini manda fuori. Nella ripresa le due squadre rientrano in campo con gli stessi 11 del primo tempo. Trascorrono solo 2 minuti e Baldinini realizza il gol del 2-0. Pera mette la sua firma alla gara al 17esimo, quando sullo sviluppo di un angolo infila in area il 3-0. Mordini riaccende le speranze della Recanatese al 27esimo, quando sullo sviluppo di un angolo accorcia le distanze, realizzando il 3-1. Al 37esimo il Matelica chiude la gara. Cross lungo di Bartolini per Pera che serve alla perfezione Esposito davanti alla porta per il definitivo 4-1. Il Matelica può così festeggiare al suo ritorno in campo e godersi una domenica di riposo nella quale ricaricare le pile per tornare ad allenarsi lunedì e prepararsi per il recupero di mercoledì. Domenica invece di riflessione per la Recanatese, pronta a prepararsi per la sfida di mercoledì contro la Fermana. Mister Antonio Meco Monaco, una vittoria importante per il Matelica dopo 3 settimane dall'ultima gara giocata contro una Recanatese che lei aveva comunque anticipato sarebbe stato un avversario non semplice. Assolutamente sì, una bella vittoria davanti al nostro pubblico. Quando si rimane fermi è sempre difficile riprendere il discorso, noi l'abbiamo fatto, ho visto anche un miglioramento da parte di tutti i giocatori sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto tattico. Oggi secondo me abbiamo disputato la migliore gara da quando io sono qui, sono contento, ma dobbiamo subito voltare pagina, perché comunque abbiamo subito una partita molto importante per noi. E mi dispiace per la Recanatese, perché comunque li porto nel cuore, è una squadra che io l'anno scorso mi ha dato la possibilità di rientrare in un certo giro, abbiamo fatto bene, sono convinto che questa squadra comunque ritornerà su, perché è composta da ottimi uomini ed ottimi giocatori. Una buona prestazione nella quale ha chiesto anche sacrificio a tutti coloro che sono scesi in campo. Sì, ma questo, se si vuole arrivare a fare qualcosa di importante nel calcio, bisogna che tutti
si impegnino, che tutti fanno la fase del non possesso. La squadra mi sta seguendo, ho un'ottima squadra, sono in un'ottima società, dipende da noi quello che si deve fare la domenica, perché veramente abbiamo una buona squadra, però comunque piedi per terra e facciamo partita dopo partita. L'allenatore della Recanatese, Matteo Possanzini, una Recanatese che fa più fatica nel primo tempo e poi nel secondo raccoglie un po' quello che si era creato nella prima frazione di gioco una volta andata sotto. Sì, sì, abbiamo concesso 3 gol su Painativa, quindi sul 3-0 abbiamo preso 3 gol su una punizione, 2 angoli che sapevamo che loro erano molto pericolosi, perché sono molto bravi in queste situazioni, quindi quando si concedono 3 gol su Painativa una squadra come Matelica si fa fatica a fare risultato, quindi, perché sono errori sia tecnici ma anche di concentrazione, quindi la responsabilità è la mia, quindi magari non ho preparato bene la squadra ad avere l'atteggiamento giusto in queste situazioni, avere la massima attenzione, perché quando trovi attaccanti così bravi e pericolosi poi è sempre un problema concedere queste palle, quindi lo sapevamo. Mi dispiace perché nel secondo tempo siamo migliorati molto, soprattutto dopo i cambi abbiamo occupato meglio il campo, abbiamo tenuto più la palla, abbiamo creato anche i presupposti per far gol, però ne abbiamo fatto soltanto uno, quindi niente, dai, è andata così. Adesso ci prepariamo subito per la partita di mercoledì con la Fermana. Ecco, l'impressione è che i cambi abbiano dato qualcosa in più proprio nella ripresa. Sì, siamo migliorati molto a livello di lettura, a livello di possesso palla, anche di aggressività in fase non possesso, siamo migliorati tanto, e quindi quando i cambi sono giusti probabilmente la formazione è sbagliata, quindi qui c'è sempre un errore magari prima, quindi mi dispiace, magari con un atteggiamento diverso si poteva fare risultato, quindi dispiace per prendere 4 gol e concedere 3 su pari in attiva, quello dispiace parecchio. Allora, 22-22, eccoci nuovamente in diretta, complimenti al Matelica che ha fatto un partitone e in bocca al lupo alla Recanatese per questa debacle. Insomma, adesso mercoledì dovrebbe recuperare una partita la Recanatese. Intanto vi do l'aggiornamento del posticipo, non di Serie A ma questa volta di Serie B, che è Bari-Spezia 1-1, gol del Bari a firma del mitico Franco Brienza, pareggio dello Spezia proprio 5 minuti fa grazie a un'autorete di Fedele. Però è importante questo risultato anche perché sulla panchina del Bari esordiva oggi Stefano Colantuono, che è un tecnico romano, allenato anche alla San Benedettese qua da noi, che però ha un organico, uno staff marchigiano che comprende il secondo allenatore Roberto Beni e il preparatore dei portieri, che è Mariano Coccia, che ha difeso anche i pali della San Benedettese negli anni 80 in sostanza. Però parliamo dei campionati di casa nostra, quelli che ci piacciono di più, e in particolare del campionato di eccellenza. Oggi 11ª giornata di campionato, cosa è successo? È successo che il Fabriano Cerreto ha spazzato via la giovane Folgore Veregra 5-1 con doppiette di Pier Gallini e Tittarelli, e l'ultimo gol è stato a firma di Iacchetta, quindi ha segnato tutto il tridente d'attacco della squadra di Spuri Forotti. Però non molla un centimetro il Porto d'Ascoli Corsaro, oggi in quel di Fossombrone 1-0 la vittoria dei Rivieraschi, doppietta anche di Paoli che consente all'Atletico Gallo col Bordolo di superare il Tolentino. Corsara, anche la Biagio Nazzaro, 1-0 al allo Stadio Tamburini di Monte Giorgio. Torna la vittoria alla San Giustese di Misura, 1-0 contro il Grottammare. Si spartiscono la posta invece Pergolese e Marina. Tra l'altro la San Giustese non solo è tornata a vincere, ma da quando è in panchina Cudini è imbattuta e la porta di Chiodini è inviolata. Cos'è successo invece ieri, perché il campionato si gioca quest'anno interamente, tutto l'anno in 2 turni, 2 vittorie delle 2 squadre che giocavano in casa, ovvero nel derby anconetano 3-0 del Loreto al Camerano e vittoria dell'Elvia Recina per 3-1
contro l'Urbania. Elvia Recina che vince per la prima volta in casa, quindi sfatta il tabù dello stadio di casa, quindi dello stadio della Vittoria, non sfatta invece il tabù esterno, l'Urbania, che in trasferta perde da 5 partite consecutive. Sono 20 le reti messe a segno oggi, ci sono state 2 vittorie esterne a firme di Porto D'Ascoli e Biagio Nazaro, le doppiette sono 3, ve le ho già dette, Titarelli e Piergallini del Fabriano Cerreto e di Paolo dell'Atletico Gallo col Bordolo. Quindi parliamo anche di bomber del torneo, perché con questa doppietta Piergallini si riprende lo scettro di re dei bomber a 10 reti, staccando così Sbarbati del Monte Giorgio e Tittarelli, suo compagno di squadra, che sono fermi a 8 reti. A 6 reti invece c'è Santiago Minella del Monte Giorgio. Quindi ci sono i primi 4 in sostanza sono le 2 coppie gol del Fabriano Cerreto e del Monte Giorgio. Fabriano Cerreto e Tolentino che devono recuperare una partita ancora, non abbiamo la data ufficiale, invece abbiamo la data ufficiale del recupero che tra Marina e San Giustese, che si giocherà il 16 di novembre. Qualche statistica che ci dà il nostro Giuseppe Stulzini da Urbino: intanto non perde da 10 partite, quindi la striscia positiva più lunga attualmente è detenuta dalla Biagio Nazaro Chiaravalle con 5 pareggi e 5 vittorie, quindi sono 10 turni di imbattibilità, insomma, della Biagio Nazaro. Miglior attacco Fabriano Cerreto con 29 reti, migliore difesa Atletico Gallo col Bordolo con solamente 3 reti subite, portiere con la più lunga imbattibilità, ve l'ho già detto tra i dati che ho già iniziato a dare, è quello di Chiodini della San Giustese con 566 minuti di imbattibilità. Complimenti, perché sono praticamente 7 partite e 24 minuti che il portierone ex Castelfidardo, adesso difende i pali della San Giustese, che non prende gol. Se apriamo l'inquadratura vediamo che accanto a me ci sono Nicola Spuriforotti, allenatore del Fabriano Cerreto, capolista unitamente al Porto D'Ascoli, e Massimiliano Trellini, fantasioso trequartista della compagine Cartaia. Benvenuti, grazie di essere con noi. Buonasera. Sera. Intanto perché avete fatto un bel viaggetto per arrivare qua da noi, perché insomma Fabriano non è proprio dietro l'angolo. Allora, intanto Nicola, oggi avete vinto, l'ho già detto, 5-1 con la Folgore Veregrad. Non entriamo nei meandri della partita perché insomma già il risultato dice parecchio, o ci vogliamo entrare? No, va bene, è stata quelle partite da affrontare con la giusta determinazione in modo di spianare subito il risultato. Quindi è più di testa che di fisico, chiaramente. Comunque ho ammirato anche la squadra avversaria, che si impegna sempre fino all'ultimo minuto pur stando sotto di 3-4 gol, quindi un merito anche a loro, e noi abbiamo, penso, fatto il nostro compito. Siete, avete fatto il vostro compito, avete una partita da recuperare, siete primi della classe unitamente al Porto Ascoli, che davvero non molla di un centimetro, no, sta proprio lì alle calcagna. È una bella squadra, è robusta, tonica, quindi a noi è venuta a vincere anche sul campo, il nostro campo. E come lei, ci sono secondo me altre 3-4 squadre che probabilmente arriveremo fino alla fine tutti con la corsa. Quali sono queste squadre? Ma io ci metto Gallo, Tolentino, Monte Giorgio, sicuramente la Biagio, quindi più o meno il 9. San Giustese no? No, anche la San Giustese. 5-6 squadre, quindi ecco, questo è il novero, dovrebbe essere queste qua le squadre che lotteranno fino alla fine. Ah, Massimiliano, oggi partita contro la Folgore Veregrad, peraltro tu eri un ex, che effetto ti ha fatto? Beh, un effetto particolare, perché comunque ricordare la vittoria del campionato di 2 anni fa, anche se, devo dire la verità, è cambiato moltissimo, è cambiato da quella Folgore. Il fatto comunque della fusione tra le due società, tante cose, però certo, sempre un effetto particolare, perché sono ricordi belli, molto belli. Infatti tu avevi vinto il campionato proprio con la Folgore, all'epoca si chiamava in un altro modo, ma Folgore Montegranaro, credo, quando 3 anni fa vinceste il campionato. Appunto, che differenza c'è tra quell'eccellenza e quella di quest'anno? Ma più o meno, tutto sommato, sono 2 eccellenze che si equivalgono da questo punto di vista, perché non c'è una vera e propria corazzata come gli altri anni, non c'è la Civitanovese l'anno scorso, per quello che mi ricordo anche l'Ancona, la San Benedettese degli anni passati. Quindi tutto sommato, non essendoci una vera e propria corazzata, ci sono diverse squadre allo stesso livello, e chiaramente che lotteranno sicuramente fino alla fine, come è successo poi tra l'altro 2 anni fa quando abbiamo vinto proprio all'ultima giornata.
Nicola, Massimiliano ha detto che quest'anno non c'è una vera corazzata, quindi nemmeno il Fabriano Cerreto è la corazzata di quest'anno. No, io credo che siamo un'ottima squadra, ripeto, come le altre 4-5 che correranno sicuramente con noi fino alla 30ª giornata. Tutte alla pari siete? E dopo, durante il campionato, ci sono anche noi, adesso abbiamo avuto un paio di infortuni purtroppo, per cui ci sono anche queste cose che incidono sull'andamento delle squadre. Diciamo a grandi linee, adesso la mia idea è questa qua, che saremo in 4-5 a giocarci magari il campionato. Senti, ma allora perché quasi tutti vi danno come favoriti del torneo e poi soprattutto, ma voi vi ci sentite i favoriti del torneo? Ci state dentro questi panni? Ma noi siamo partiti per far bene, l'abbiamo sempre detto, non ci siamo mai nascosti e cerchiamo di far meglio possibile, però penso che anche altre squadre hanno dentro dei giocatori che hanno fatto altre categorie, come d'altronde i nostri. Sara? Sì, guardando al campionato di eccellenza, il mister ha annoverato, diciamo, fra le prime, nelle prime posizioni 4-5 squadre, dovendo invece parlare della squadra che secondo te sta rendendo meglio rispetto ai pronostici iniziali e quella che sta rendendo forse un po' meno rispetto ai pronostici iniziali, chi metteresti? Ma pensandoci, direi, a me mi ha sorpreso moltissimo, anche se comunque conosco l'organico, i giocatori che c'ha, il Gallo. L'Atletico Gallo, perché comunque insomma hanno subito solamente 3 gol in queste giornate, quindi è normale che questo denota chiaramente una quadratura, una compattezza comunque di un certo livello, e quindi a questo punto di vista un pochettino mi ha sorpreso. In positivo, quindi? Sì, sicuramente in positivo, sicuramente in positivo. Poi tutto sommato magari qualcosina in più dal Tolentino mi aspettavo, perché comunque i nomi ce l'hanno, cioè hanno comunque una buona rosa, si sono rinforzati adesso prendendo dell'Aquila, quindi comunque avere 10 punti di distacco da noi e dal Porto d'Ascoli, anche se abbiamo una partita in meno, che è tra l'altro contro di loro, comunque un pochettino pensavo che potessero fare qualcosina di più in queste partite, insomma. E del Camerano, che è sì una matricola, ma comunque è una buona squadra. E noi, certo, è una buonissima squadra, perché comunque se noi andiamo a considerare anche la rosa del Camerano, i fratelli Santoni, Rafael Bondi, Donzelli, con cui ho giocato 2 anni fa, insomma, è una rosa, secondo me, competitiva, quindi sicuramente sta facendo bene, hanno dalla loro, secondo me, il fattore campo che comunque li aiuta da questo punto di vista, e quindi stanno anche loro sicuramente sono una sorpresa. E poi ci giocherete sabato contro il Camerano, ci giocherete in anticipo, come già detto, di sabato sul campo del Camerano, dove il Camerano ha fatto sempre bene, hanno un sacco di giocatori forti. Mi segnala Giuseppe Stulzini da Urbino, nostro collaboratore, che una cosa bella, ve l'avrei voluta dire adesso, ma vorrei chiudere in bellezza questa prima tranche prima di lanciare il servizio di Fermana contro Campobasso, che l'incasso della partita di oggi tra Atletico Gallo col Bordo e Tolentino è stato devoluto interamente alle popolazioni colpite dal terremoto per ringraziare di ciò, in ringraziamento di ciò, in sostanza, la società Cremisi ha regalato appunto alla società pesarese una targa proprio di ringraziamento. Davvero un bel gesto. Adesso però andiamo avanti con i servizi, perché ci aspetta la vittoria del Fermana contro il Campobasso. Poi siamo di nuovo qua. Nel cuore delle Marche, tra colline, alberi e campagne, c'è un posto speciale dove è bello nascere, è bello crescere, giocare, scoprire o dormire, dove essere coccolati, accuditi, curati e farsi belli. Dove c'è il cibo più buono e nutriente per i grandi e per i piccoli, le cucce più accoglienti, i giochi più divertenti, dove c'è tutto ciò che ci serve e dove è bello tornare. Con noi, per noi, Hobby Zoo. Da sempre a Civitanova Marche, Melonari è al servizio dell'edilizia. Da oggi ancor di più nella nuova sede di Via Ansaldo 15 in zona industriale A. Dai materiali per l'edilizia, alle ceramiche e arredo bagno, dalle stufe e camini alle pitture, dal mondo dell'outdoor al giardinaggio.
Il nostro staff è a disposizione per offrirvi il progetto sartoriale giusto per il vostro investimento più importante. Undicesima di campionato nel girone F del campionato di Serie D, con il confronto che al Recchioni di Fermo ha messo di fronte Fermana e Campobasso, separate da un punto in classifica. Settimana importante quella che dei canarini, che a metà settimana, mercoledì prossimo, infatti torneranno a giocare con inizio alle 18 contro la Recanatese. Si tratta ovviamente di un recupero. Al pronti via subito squadre pronte per darsi battaglia. Al quarto va giù in area Petrucci, l'arbitro non interviene, timide le proteste dei canarini. Una trentina di tifosi ospiti fanno sentire la loro voce a sostegno dei propri beniamini. C'è gran battaglia nella zona nevralgica del campo, ma non si nota superiorità di una delle due contendenti. In maglia bianca il team è guidato da mister Novelli, con la tradizionale casacca canarina, la Fermana. Schemi tattici che non hanno subito stravolgimenti per l'occasione, entrambe le squadre si affidano al 4-4-2. Al 23esimo scatta il primo giallo di giornata, lo subisce Voltasio. Al 25esimo calcio di punizione dalla destra in favore della Fermana, calcia Molinari, uno dei più attivi del team guidato da mister destro, impegnando severamente il portiere Cotticelli. Forzano i ritmi le due squadre, ma il gioco e le occasioni non si vedono. Si va avanti con i calci di punizione che non regalano per il momento assolutamente nulla. Vantaggio Fermana con Molinari al 41esimo, bravo nell'infilare il portiere ospite che nulla ha potuto sulla conclusione sotto misura del bravissimo giocatore fermano. Il secondo tempo si avvia con le due squadre pronte a darsi battaglia. Si ferma al terzo per un attimo Comotto dopo un contatto abbastanza ruvido con un avversario. Al sesto mister destro richiama Marti per inserire Margarita. Vicino al raddoppio la Fermana nasce su una tipica azione di contropiede. Al decimo sull'asse Petrucci Molinari, bravo il portiere ospite nel negare il gol. Campobasso al 19esimo ad un passo dal gol, ne fa le spese comunque Comotto che si infortuna ed è costretto ad uscire dal terreno di gioco. Spinge il Campobasso ma non trova gli spazi per costruire giocate vincenti. Ospiti in 10 per il rosso scattato nei confronti di Di Matteis al 34esimo e un minuto dopo la stessa sorte tocca a Meduri. Minuti finali concitatissimi con la Fermana che contiene la spinta di un Campobasso che non difetta di generosità, anche se il risultato del campo lo condanna alla quinta sconfitta stagionale. Mister, soddisfatto della prova dei ragazzi? Sono contento per il risultato perché i ragazzi se lo meritano. Abbiamo avuto un momento difficile perché due sconfitte, due settimane senza giocare, non è semplice, non è facile. E a Fermo c'è una pressione secondo me anche un po' troppo elevata e sti ragazzi ne hanno un po' risentito. Comunque dopo il gol praticamente abbiamo visto una Fermana che si è potuto contenere con molta abilità e una squadra ospite che ha provato ma non ha trovato. Sì, siamo stati bravi nel primo tempo a gestire bene la partita, abbastanza coperti, abbiamo rischiato credo niente, abbiamo avuto due o tre situazioni importanti, penso che i ragazzi hanno fatto bene. Una vittoria importante, una vittoria per cercare di risalire posizioni in classifica? Vittoria per trovare un po' di tranquillità perché ne abbiamo bisogno, perché come dicevo prima i ragazzi un pochino questa pressione è un po' troppo, c'è un po' troppa pressione, bisogna dare a questi ragazzi la possibilità di giocare in una maniera un pochino più serena e questo ultimamente non c'è. È iniziata comunque nel migliore dei modi una settimana densa di appuntamenti. Iniziata con una vittoria, siamo tutti contenti, faccio un grande elogio ai ragazzi perché oggi contava solo vincere. Hernán Molinari, una bella vittoria, un gol e anche qualche altra possibilità, insomma, soddisfatto? Sì, più che una bella vittoria, una vittoria importante perché ne avevamo bisogno noi, il mister, tutti a stare un po' tranquilli, a far vedere chi siamo noi, che noi non siamo quelli che abbiamo perso le ultime partite, noi siamo un grande gruppo che sa uscire dai momenti difficili e pian piano stiamo uscendo. Una vittoria importante, una vittoria che apre una settimana altrettanto importante. Sì, oggi parlavamo dopo la partita, prima, abbiamo festeggiato un po', ma già stiamo pensando a mercoledì perché è un mese duro, importante, ma è bello perché giochiamo in 3 giorni, quindi per uno che fa questo mestiere giocare tante volte è bello.
Allora eccoci di nuovo in onda, bella vittoria della Fermana che torna appunto a vincere sul suo campo al Recchioni di Fermo. Noi stiamo ancora parlando dell'eccellenza, però non vi ho detto cosa è successo in settimana in eccellenza, perché intanto si sono giocate le gare di andata delle semifinali di Coppa Italia di eccellenza Marche. I risultati sono questi: Pergolese Biagionà 2-2 e Monte Giorgio Tolentino 0-0, quindi doppio pareggio. Il ritorno sarà il 30 di novembre. Inoltre salta il terzo tecnico in categoria, in eccellenza, perché prima era saltato quello della San Giustese, che era Gregory Pierantoni in luogo di Cudini, poi era saltato Saturnino Quinzi alla Folgore Vergra per Raffaele Gesuelli. In settimana è saltato più che un tecnico, ne è saltato due, perché erano due i tecnici del Fossombrone quest'anno, era il duo Ceccarani-Giorgini. Al suo posto è arrivato, è esordito oggi purtroppo con la sconfitta casalinga contro il Porto d'Ascoli, Gianluca Serafini. Quindi in bocca al lupo sia a Gianluca Serafini, sia a Ceccarani, sia a Giorgini, insomma, per il prosieguo del campionato. L'hanno già detto prima, ma lo ribadisco io, che il Tolentino ha ritesserato Manuel Dell'Aquila, che era svincolato attaccante, tanti gol in carriera, ben 105 in 328 gare, anche con le maglie di Civitanovese, Matelica, Castelfidardo. Lo scorso anno stava a Trodica, quindi un buon acquisto per la compagine cremisi. Però forse non tutti voi saprete chi è Hiromi Inada. Hiromi Inada è un signore giapponese, anzi io direi un atleta, anzi dico di più, un Ironman giapponese. Perché? Perché alla bella età di 84 anni ha avuto la bella pensata appunto di diventare Ironman, cioè di fare la gara, quella degli Ironman, che prevede nell'ordine 3,8 km a nuoto, 180 km in bicicletta, 180, capito? 180. E la maratona, ovvero 42,195 metri a piedi. I medici, data l'età, vista l'età, 84 anni, gliel'avevano decisamente sconsigliata, dicendogli che era un suicidio, anzi era un, per rimanere in ambito giapponese, era un harakiri in sostanza. Mentre però lui nell'etica, nello spirito dei migliori samurai, insomma, invece l'ha fatta e è riuscito a completare, laureandosi anch'egli all'età di 84 anni Ironman. Per dirla tutta, Hiromi Inada la stessa impresa l'aveva già compiuta nel 2015, però l'aveva compiuta facendo, diciamo, 6 secondi in più del tempo che è consentito per questa gara, e quindi sostanzialmente non gliel'avevano abbonata. Ci ha riprovato quest'anno e gli è riuscita, quindi nella vita davvero mai dire mai, pure a 84 anni. Intanto noi abbiamo sostituito, per modo di dire, Massimiliano Trillini con il mio cognomonimo, ovvero Sergio Gubinelli, direttore sportivo del Fabriano Cerreto. E com'è che si diceva? Con due galli in un pollaio non si fa mai giorno, con due gubinelli nello stesso studio. Speriamo che si faccia giorno. Sì, esatto, si farà sicuramente giorno, dai. Sergio, allora, intanto ottimo campionato del Fabriano Cerreto, giusto? Sì. Le prime. Sì, sì. Fino a questo punto un ottimo campionato. La società comunque era intenzionata a far bene, a fare un campionato di spicco. E fino a questo punto, ripeto, stiamo andando abbastanza bene, nonostante alcuni problemi. Abbiamo subito degli infortuni, abbiamo avuto dei giocatori purtroppo che hanno fatto addirittura, colgo l'occasione per poter fare gli auguri a Marco Lattarulo, che si è operato in settimana del crociato e del menisco. L'altro invece, Moretti, cosa si è fatto? Moretti ha fatto un incidente, purtroppo anche per lui frattura di perone, ma un incidente extracalcistico. Ha avuto un incidente con la macchina, per cui però il danno comunque c'è. Certo, e da direttore sportivo, bravo, ottimo e conoscitore dell'ambiente che sei, state già correndo ai ripari oppure va bene così la rosa? Dunque, abbiamo corso ai ripari. In settimana abbiamo raggiunto l'accordo con Colombaretti Tommaso per sostituire appunto Lattarulo, che era un giocatore del Fano, no? Che... esatto, qualche anno fa a Fano, l'anno scorso a Manfredonia. Ecco, abbiamo chiuso con Colombaretti per chiudere, diciamo, il reparto difensivo. Per quanto riguarda invece gli avanti, adesso aspettiamo un attimino che nell'apertura del mercato di dicembre
potremmo ricorrere a ripari per i vari fuori quota e quant'altro. Solo per i fuori quota, ma in attacco non siete un po' corti, Nicola? Perché a parte il trio d'attacco... Sì, con l'uscita di Moretti, che era un attaccante, oltretutto fuori quota, di buon livello secondo me, siamo magari un po' corti. Adesso magari ci incontreremo con la società e vediamo se c'è da fare qualche movimento. Cosa c'è di disponibilità sul mercato? A parte che immagino che ce ne sarà parecchia. Senti, hai guardato la classifica? Perché io gli ho dato un'occhiata, mi sembra una classifica divisa proprio a blocchi quasi, perché... inizio dal basso con la Folgore-Veregra a 0 punti, che rappresenta già un blocco. Un altro blocco è quello che oggi diremmo, finisse oggi il campionato, farebbero i play-out, anzi qualcuno retrocederebbe direttamente, veramente, che è quella formata da Urbania, Grottamare, Pergolese e forse Impronese, che sono dagli 8 ai 7 punti. Il secondo blocco, quello centrale, che è rappresentato oggi da Montegiorgio, Camerano, Marina, Tolentino e Elvia Recina, che stanno nella zona, nel limbo di metà classifica. Io ci metterei anche il Loreto con 14 punti. L'ultimo blocco è quello che si giocano le posizioni di vertice, dai 19 punti della San Giustese fino ai 25 del Fabriano Cerreto e del Porto d'Ascoli. Cioè, sono questi davvero i veri valori del campionato? Attualmente, dopo 10-11 partite, sembrano questi. Comunque, io ripeto, anche Montegiorgio e Tolentino per me non sono fuori dai giochi. Dovete recuperare la partita con il Tolentino, abbiamo già detto che non si sa ancora la data, non è stata ancora stabilita, però adesso che ci penso, siete usciti dalla Coppa Italia, no? Come mai? Abbiamo fatto un po' di turnover, poi... Scusano, perché eravate... Sì, eravamo arrivati in semifinale a Sanremo e... Dopo, non tutti, cioè, nel senso che avevate vinto la Coppa Italia e delle Marche, poi siamo arrivati fino in semifinale, abbiamo perso con la Sanremese, che poi ha vinto la Coppa Italia, e quest'anno abbiamo affrontato magari con più seconde linee eccetera, quindi non ci è dispiaciuto più di tanto magari uscire, però tenere due competizioni come l'anno scorso è stata veramente dura. Senti, Fabriano Cerreto, giocate a Cerreto, e tu che sei un cerretano, no? Si dice, non cerretese. È uguale. Si dice tutti e due, sia cerretano che cerretese. Sì. Va bene, perché cerretese, c'è anche un Cerreto in Toscana che si chiama, c'era proprio una squadra che si chiama Cerretese. Tu che sei un cerretese e anche un cerretano, allora, ad abundantiam, Doc, quante persone vengono allo stadio? Cioè, di Cerreto e di Fabriano, cioè, avete spettatori? Ma sinceramente forse ne meritiamo di più in questo momento, diciamo che ci aggiriamo dai 200 ai 250, qualche partita abbiamo toccato i 300, ma le due più importanti. Possiamo dire che quest'anno però, fuori dai denti, che vi sentiate o meno i favoriti del campionato, ormai non importa, però potrebbe essere davvero l'anno buono che Fabriano e Cerreto tornino in un calcio, in un livello un po' più alto di quello di adesso? Ma noi sia per la società sia per... ci stiamo sicuramente provando, poi il calcio è talmente strano che purtroppo bisogna guardare la 30ª giornata quello che è successo. Sergio, quindi cosa si può fare per portare più cerretani e cerretesi e fabrianesi allo stadio? Il risultato. L'unica medicina che può portare gli spettatori allo stadio sono i risultati. Il tifoso, chiamiamo, oppure l'amante del calcio... Che frequenta gli stadi, e quando la squadra ottiene buoni risultati, quando la squadra è vincente, quando la squadra ha degli obiettivi. Noi quest'anno l'obiettivo della vittoria del campionato quasi quasi ce l'abbiamo, diciamo. Adesso non ci nascondiamo dietro un dito, anche se, come diceva il mister prima, la lotta sarà fino alla fine fra quelle tre o quattro squadre, perché non c'è l'ammazza campionato. Noi comunque tireremo fino alla fine per poter portare a termine quel programma che ci eravamo prefissati. Poi vediamo quello che potrà succedere, e allo stesso tempo cercare di riportare la gente allo stadio. Fabriano e Cerreto ha sete di calcio, che manca da tanti tanti anni, per cui questa è una buona occasione probabilmente per riportare la gente allo stadio. Sara, cosa vuoi chiedere ai nostri ospiti? No, vorrei sottolineare invece il fatto che in questo fine settimana ci sono state tante iniziative anche diciamo oltre lo sport, nel senso che in tanti campi sportivi si sono viste proprio le tifoserie unite per stare vicino alle popolazioni colpite dal terremoto, quindi lo sport che in qualche modo si è fatto anche portavoce di messaggi di solidarietà. Ricordo ad esempio l'iniziativa di ieri a Macerata con i tifosi del Parma e quelli della Maceratese che hanno cenato insieme degustando proprio prodotti dell'entroterra
maceratese e poi, ecco, come dicevi tu prima, anche l'Atletico Gallo ha devoluto l'intero incasso praticamente al Tolentino, che sul campo era l'avversario della giornata, ma fuori dal campo purtroppo è uno dei paesi maggiormente colpiti dal sisma delle scorse settimane. Sì, tra l'altro, sempre per rimanere in tema di questi iniziativi di solidarietà, hai detto bene, a proprio Macerata, credo che i tifosi del Parma si siano presentati con delle magliette con scritto "Crociati per Macerata", anzi no, erano le maglie dei giocatori del Parma, non dei tifosi, erano le maglie dei giocatori del Parma, con al posto dello sponsor c'era scritto "Crociati per Macerata", e quelle magliette verranno messe all'asta e poi il raccolto verrà dato in beneficenza, in sostanza. Poi prima che me lo dicano gli altri, ve lo dico io che intanto l'incasso di Atletico Gallo col Bordolo Tolentino non è stato devoluto genericamente, come ho detto io, alle popolazioni terremotate, ma proprio al Tolentino, e tra le doppiette di giornata c'è anche quella di Di Crescenzo dell'Elvia Recina, che si va a unire a quelle di Pier Gallini e di Titarelli del Fabriano Cerreto e a quella di Paoli dell'Atletico Gallo col Bordolo. Va bene, andiamo avanti con i servizi, perché allora una delle preoccupazioni che aveva la Jesina nel suo viaggio verso Vasto era quella di neutralizzare la bocca di fuoco della Vastese, era la coppia più prolifica del girone F di Serie D, ovvero quella composta da Prisco e Fiore. Chissà se c'è riuscita, però un punto l'ha preso, è stato un gran risultato quello della Jesina. Ci vediamo il servizio, poi siamo di nuovo qua. Al centro di Civitanova Marche, il centro della salute e del benessere. Farmacia Angelini, farmacie d'Italia. Omeopatia, veterinaria, erboristeria, prodotti per l'infanzia, dermocosmesi. Inoltre tanti servizi, autoanalisi del sangue, intolleranze alimentari, controllo personalizzato della pelle e del capello, dietologia. Farmacia Angelini, il centro della salute e del benessere, con due laboratori galenici, è in grado di preparare qualsiasi prescrizione personalizzata. Farmacia Angelini. Farmacia d'Italia. Sempre aperta, non stop, anche la domenica fino alle 21.30. Info farmaciaangelini@tiscali.it. Farmacia Angelini, al centro di Civitanova Marche. Nell'undicesima gara di campionato la Vastese ospita all'Aragona la Jesina, fischio d'inizio posticipato alle 15 a differenza del consueto orario delle 14.30. Mister Colavito si affida alla solita collaudata formazione, ovvero a quella che ha superato la Romagna Centro nell'ultima trasferta. La squadra marchigiana è reduce dalla vittoria sull'Alfonsine e vuole continuare sulla stessa lunghezza d'onda. Mister Bugaro, dopo l'esordio vincente di domenica scorsa, si affida ai migliori 11, ad eccezione dell'ex di giornata Shiba. Infatti l'attaccante italo-albanese alla Provasto nella stagione 2007 è stato fermato dal giudice sportivo. Con le immagini passiamo alla cronaca del match. La Vastese scende in campo con il giusto piglio e si rende subito pericolosa. Al quarto bella azione dei biancorossi che libera Cosenza in piena area di rigore. Il numero 7 calcia in diagonale di controbalzo. Tavoni si fa trovare pronto e respinge. I biancorossi continuano a macinare gioco con una Jesina chiusa nella propria metà campo. Al 21esimo Fiore se ne va sulla fascia e mette un pallone morbido per Prisco, che di testa la piazza sul primo palo. Bene ancora una volta il portiere della Jesina. Passa un minuto ed è Mensà con un tiro cross a spaventare la retroguardia marchigiana. Pressione costante della Vastese al 23esimo, doppia palla gol per Prisco, che ci prova prima di testa e poi di piede. Si salva in affanno la squadra marchigiana. Minuto 24, è Cosenza a rendersi pericoloso girandola in porta con il mancino. La sua conclusione sfila sul fondo, non molto distante dal palo. Si va a riposo sullo 0-0 con una Vastese sciupona e una Jesina mai pervenuta seriamente dalle parti di Russo. Nella ripresa la squadra di casa esce dagli spogliatoi con il giusto piglio. Al secondo minuto palla gol per Prisco, che calcia a lato. Fortunatamente l'arbitro ferma il gioco per posizione di fuorigioco del numero 9.
Al quarto a provarci è Felici con una conclusione da limite, ma il numero 11 non trova la porta. Al tredicesimo però un po' a sorpresa è la Jesina a passare. Calcio d'angolo di Censori, la palla finisce a Cardinali che di testa trova il gol. La Vastese non ci sta e dopo appena 7 minuti trova il pari. Traversone di Manisi sul quale arriva Prisco che la prende di testa andando più in alto di Tavoni. 1-1 e partita riaperta. Passa un minuto e su una incertezza della retroguardia biancorossa per poco non ne approfitta Trudo. Il numero 9 fa tutto bene meno la conclusione che finisce in curva d'Avalos. Al 25esimo torna ad essere pericolosa la Vastese con Nicola Fiore. Stop, controllo e tiro. Peccato che la conclusione sia centrale, facile preda dell'estremo difensore ospite. Al 38esimo la Vastese sfiora il gol con Felici. Il numero 11 calcia da posizione defilata, la palla finisce sull'esterno della rete. Al 43esimo la formazione di casa trova il gol con Marinelli da poco entrato. Il giocatore si gira in un fazzoletto di terra e la piazza alle spalle di Tavoni. L'arbitro però annulla il gol dell'attaccante. Dopo 5 minuti di recupero la gara finisce 1-1. Vastese e Jesina si dividono la posta in palio, tante occasioni per i biancorossi che non concretizzano. Cinica la Jesina che trova il gol in una delle rare sortite offensive. Mister, avete creato tanto, soprattutto all'inizio, poi vi è mancata forse un po' di fortuna. Alla prima occasione utile la Jesina è passata in vantaggio. Sì, hai detto bene, i ragazzi si sono impegnati anche oggi, abbiamo sviluppato tanto gioco, soprattutto il primo tempo. Queste sono le classiche partite che se riesce a sbloccarle poi si mette tutto in discesa. Non è stato così, ci hanno punito su una palla inattiva, poi abbiamo avuto la forza comunque di reagire, di trovare il pareggio e forse anche l'occasione di Marinelli vista dalla panchina, non lo so, mi lascia dei dubbi. Comunque anche oggi prova di maturità da parte della mia squadra. Sì, hai detto bene, è proprio lì che bisogna esaltare l'individuale nostro nel collettivo, cioè bisogna essere capaci di dare più soluzioni al portatore di palla e cercare di essere forse un pizzichino più cattivi sotto porta. Comunque sono veramente orgoglioso di allenare questa squadra perché mi sta dando belle soddisfazioni. Sì, esattamente, ha fatto tutto quello che gli avevo chiesto di fare e rispetto a domenica scorsa secondo me abbiamo fatto un bel passo in avanti sotto il profilo tattico e difensivo. Ha preso più coraggio perché a fine primo tempo gli ho detto di tirare fuori un po' più di personalità, perché secondo me se riuscivamo, come abbiamo fatto in parte il secondo tempo, a fare delle ripartenze importanti potevamo diventare pericolosi. Infatti se non erro abbiamo battuto più calci d'angolo appunto, no, perché ci siamo un po' alzati e niente, potevamo portare a casa questo risultato se l'episodio magari l'arbitro lo interpretava nella stessa maniera, perché c'è stato comunque anche nell'area della Vastese, no, che il portiere è uscito, ha fischiato fallo, di qua no, però... Allora 23.06, eccoci di nuovo in diretta, eccoci tornati. Intanto si è concluso il posticipo di Serie B, è finito 1-1 tra Bari e Spezia. Prima vi ho parlato dell'Ironman, ovvero il giapponese Hiromi Inada, però non vi avevo detto una cosa che mi era passata in mente, che ve lo ribadisco: a 84 anni è diventato Ironman, cioè una gara che prevedeva 3,8 km a nuoto, 180 in bicicletta e la maratona, 42,195 km. Hiromi Inada, 84 anni, ce l'ha fatta. Però mi ricordava Hiromi Inada il nostro Giuseppe Ottaviani, che è un grande atleta, è un centenario, quindi ancora fa sport a grandi livelli peraltro. Solo che il problema che ha Giuseppe Ottaviani è che in pratica purtroppo per lui gareggia da solo, perché non c'è nessuno che abbia la sua età, ossia nella sua stessa categoria dei centenari, con cui lui possa gareggiare. Quindi veramente questi sono davvero degli Ironman e
tanto di cappello. Forse non sapevate chi era Hiro Minada, però tutti conoscono chi è Usain Bolt, ovvero l'uomo più veloce del mondo giamaicano, lo conosciamo tutti, ha fatto diversi record del mondo, però lui ha un sogno nel cassetto, non gli basta vincere i record nella pista, nei 100 metri, a battere il muro dei 9 secondi e mezzo, lui ha una passione sfrenata per il calcio, aveva già provato a giocare a calcio, aveva chiesto di allenarsi con il Manchester United, che è la sua squadra del cuore, sia quando era allenatore Ferguson, sia quando era allenatore Mourinho adesso, che però gli hanno detto di no in sostanza, però non si è abbattuto perché ha chiesto di allenarsi, pensate, con il Borussia Dortmund, quindi nella Bundesliga con la squadra della Ruhr, della zona, quella dell'acciaio in sostanza, quindi hanno accettato di buon grado di farlo allenare con loro, chissà se riuscirà a esordire nella Bundesliga, vedremo, lo seguiremo questa cosa. Ok, ritorniamo a parlare però più che di velocità, di Ironman, parliamo degli Ironman de Noantri, no? Come si suol dire, insomma, dell'eccellenza. Chi è il giocatore più forte dell'eccellenza secondo te? Beh, è difficile dire un nome solo, cioè sono parecchi. Va bene, diciamoli, 2-3. Ma stanno giocando, diciamo la sua età, però sta andando molto forte Cavaliere quest'anno con la Biagio. Sono molto contento, rientro di De Crescenzio all'Elvia Recina. E poi ci sono tanti. Dai, un Ironman è Chiodini. Chiodini, per la porta inviolata. E poi para sempre i rigori, quindi. È un pararigori. È vero, ne ha parlato uno al 90esimo. Due al 90esimo, sia al Gallo che. Anche la scorsa settimana contro la Pergolese, se non erro. Sì. Senti, Nicola, dov'è che il Fabriano Cerreto è a buon punto e dove è ancora un po', diciamo, deficitario? Ma vabbè, la squadra che fa 25 punti, insomma, su 10 partite, diciamo, penso che c'è già un buon equilibrio. Certo, con i tre attaccanti che abbiamo dobbiamo stare sempre attenti, appunto, a trovare il giusto equilibrio, forse qualcosina in più a centrocampo come numero, perché è lì dove si corre più di tutti, magari con tre o quattro elementi soli si fa un po' fatica a fare un campionato intero. Senti, parlavi degli attaccanti, un po' mi stupisce il fatto che Pier Gallini, che io ricordo come ottimo attaccante ma esterno, è capocannoniere, già ha fatto 10 gol, sono tantissimi. Tittarelli non mi stupisce, seppure veniva dalla promozione con il Marina, perché sta confermando quanto di buono lo scorso anno, credo che fu vice capocannoniere della promozione Girone A. Ma invece Iacchetta, si aspetta sempre l'esplosione di questo golden boy, di questo ragazzo che è stato 2 o 3 anni a Matelica in Serie D, come sta andando quest'anno? No, sta andando abbastanza bene, ha fatto 5 gol e lui ci mette anche parecchia corsa nella partita. È un giocatore che tenta un po' a giocare da solo, come si dice in gergo, per cui magari su altre categorie fa un po' più fatica. Se comincia un po' a imparare a gestirsi e a giocare più di squadra, probabilmente diventa ancora più importante. Senti, come si raggiunge il massimo obiettivo per te? Insomma, se l'idea è quella di provare a vincere il campionato, qual è il segreto? Non lo so se c'è un segreto. Io penso che la cosa più importante sia solo l'equilibrio di squadra, secondo me. Poi altri avranno altri pensieri, magari. Senti, c'è qualcosa che ti ha sorpreso di questo primo inizio scorcio di campionato? Qualcosa che ti ha deluso? Qualcosa che ti è rimasto impresso? No, secondo me è molto più bello di l'anno scorso, anche se noi abbiamo fatto bene l'anno scorso dietro la Civitanovese, sicuramente era un po' troppo superiore alle altre, però perché è equilibrato e ogni domenica c'è sempre da dare il massimo per poter fare il risultato pieno. Senti Sergio, allora io sono curioso di sapere, ma il presidente del Fabriano Cerreto è Guidarelli o Porcarelli? Guidarelli Claudio è il presidente. Presidente del allora Fabriano Cerreto. Allora Porcarelli chi è? Porcarelli Giovanni è il patron del Fabriano Cerreto. Ah, quindi come Berlusconi e Galliani, in sostanza qui abbiamo Porcarelli, esatto, e Guidarelli. Perfetto. Ma non vengono allo stadio? No, vengono sempre allo sempre? Stadio. Vengono sempre? Vengono sempre allo stadio. Il presidente Guidarelli viene spesso allo stadio, anche durante la settimana, gli allenamenti, è spesso presente. Giovanni Porcarelli meno, però non manca una partita, né in casa né in trasferta, perché la domenica si rende magari un po' più libero, ha un po' più tempo a disposizione, perché lui, oltre a essere imprenditore, è anche sindaco del paese, di Cerreto,
per cui in questo momento con il terremoto eccetera è subissato non c'è conflitto di interessi, no? No. No, a posto. Di impegni, però ecco, la domenica magari trova quelle due ore per venire allo stadio a rilassarsi e a guardarsi la propria squadra. E beh, anche perché lì insomma ci saranno dei problemi legati al terremoto anche nella zona di sia Cerreto sia di Fabriano. Senti, da direttore sportivo, quali sono i giocatori che ti sono piaciuti di più che avete affrontato voi in queste prime 11 gare di campionato? Delle squadre avversarie, intendi? Sì. Beh, dunque, a me sinceramente ha fatto una buona impressione Adami, quando abbiamo incontrato lì con il Tolentino, ma in Coppa Italia era, non in campionato. Altri giocatori, Cavaliere della Biagio, che nonostante la sua età è ancora un attaccante, un attaccante temibile. E le due punte anche del Monte Giorgio, sia Sbarbati sia Minella. Senti, a livello di giovani, di under? Oddio, a livello di under non ho visto sinceramente un granché. Forse il migliore è il nostro, è Balducci. Balducci. Nicola, senti, sei una vita nel calcio, perché prima eri un prolifico bomber di categoria, sono tantissimi anni che fai l'allenatore. Peraltro io vorrei ricordare che Fabriano Cerreto quest'anno è il secondo anno in eccellenza, ma veniva da due promozioni consecutive in tre anni, credo. Sì. Ecco. Senti, qual è la soddisfazione più grande per un allenatore? Beh, vincere il campionato penso è la soddisfazione più grande. No, anche star, io mi trovo però bene su una campo squadra di brocchi, è difficile vincere il campionato. Sì, sì, no, stare sul campo con i ragazzi molto più giovani, vedere che ti seguono, che hanno piacere di stare sulla società in cui giocano, che te lo trasmettono negli allenamenti eccetera, penso che questa per un allenatore è una grande soddisfazione. Senti, infine, dove può arrivare il Fabriano Cerreto, dove dovrebbe arrivare? Ma abbiamo detto prima, noi stiamo facendo del tutto per arrivare davanti a tutti. Va bene, allora andiamo avanti con i servizi. Ci aspetta il derby tra Monticelli e Vispesa. Era finito 0-0, però è stata una bella partita. Ci vediamo in servizio, poi siamo di nuovo qua. Grazie ai suoi 50 anni di esperienza nel settore, la Centredil SRL è la scelta giusta per creare e rifinire la tua casa. Nello showroom troverete serietà e personale altamente qualificato unito al design esclusivo dei prodotti. Centredil SRL è l'unica in grado di soddisfare appieno il gusto del cliente con soluzioni di altissima qualità. Centredil SRL è a Trudica di Morrovalle, in via Campomaggio 115, e vi sta aspettando per mostrarvi il salone espositivo. Monticelli e Vispesaro si sfidano allo stadio Pirani di Grottammare per l'undicesima giornata del girone F di Serie D. Buona la partecipazione del pubblico biancorosso. A seguire la squadra di mister Sassarini, Monticelli in casacca nera con rifiniture bianche, torna in panchina dopo il turno di squalifica mister Stallone. Monticelli reduce dal bellissimo successo sul campo della capolista agnonese, oggi contro una Vis che sogna in grande. Qui Ridolfi si invola in contropiede, semina il panico nella difesa scolana, poi il cross, bravo Marani, portiere classe 95 del Monticelli, che sarà grande protagonista del match. Ancora Ridolfi in verticale per Costantino, che cade in aria a contatto con Terrenzio. L'arbitro Checchin della sezione di Bassano del Grappa lascia correre. Monticelli non riesce a pungere, qui ci prova Iotti sull'out di destra. Il cross per Pedalino, che viene anticipato in corner sul più bello da Paoli. Ancora la Vis con questa iniziativa di Tedesco, poi Ridolfi, area di rigore, serie di finte, la conclusione col destro è debole, para a terra Marani. Si fa rivedere in avanti il Monticelli sulla destra con Vallorani, un traversone per Bucchi, l'incornata che termina out, tentativo aereo dell'ex Teramo. Sempre Ridolfi sulla tre quarti, dentro per Costantino, altro contatto con Terrenzio. L'arbitro stavolta decide di ammonire per simulazione il possente centravanti biancorosso.
Ancora la vis, calcio piazzato di Bugaro, poi ci prova dal limite dell'area con questo mancino di prima intenzione Ridolfi, che però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Primo tempo di marca pesarese, azione da corner, pulisce l'area Bucchi, poi da fuori il tentativo di Grieco, il pallone in mezzo sempre per Ridolfi, perfetta l'uscita di Marani. Sassarini osserva il match, si passa al secondo tempo. Iniziativa sempre per gli ospiti. Qui c'è Ridolfi che lotta con Terrenzio, poi arriva anche Bugaro. La conclusione da fuori è sempre di Ridolfi. Pallone si impenna sopra la traversa. Lotta a centrocampo, Raparo ancora per Bugaro. Poi l'assist per Costantino, ci prova in spaccata, Marani è più lesto e riesce in presa bassa a sventare la minaccia. Calcio piazzato di Costantino, raso terra, Marani non si fa beffare, il pallone era passato sotto la barriera. Sempre la vis, lancio dalla retrovie per Costantino, esce di testa Marani, poi deve affrontare Ridolfi che cade. L'arbitro vede una simulazione del fantasista biancorosso e lo vada a monire, protesta Ridolfi, ma così ha deciso l'arbitro Checchin. Sempre la vis anche nella parte finale del match, con questa manovra sviluppata sulla corsia di destra, il traversone sempre per la testa di Costantino, la sua spizzata di testa non riesce a servire Tedesco, piazzato sul secondo palo. Ancora calcio piazzato stavolta di Falomi, Marani si distende e dice per l'ennesima volta no. Ancora un tiro dalla bandierina per la vis, in qualche modo Marani batti e ribatti in area di rigore, pericolo per la squadra di Stallone. Prova a farsi vedere anche il Monticelli con Iotti dentro per Pedalino. Bellissimo l'intervento difensivo di Paoli. Calcio d'angolo stavolta per gli Ascolani, il pallone arriva a Terrenzio, destro da una buona posizione che però termina alle stelle. Finisce così la partita al Pirani di Grottammare, un match che termina a reti bianche. Diciamo che oggi noi sapevamo di affrontare una di quelle squadre che io reputo candidate per la vittoria finale insieme al Matelica, che affronteremo mercoledì, una delle squadre più importanti che fa, c'è una bella identità, un bel gioco, l'ho dimostrato anche oggi, sanno quello che devono fare in mezzo al campo, noi credo che l'avevamo studiata bene, con un po' le assenze, gli infortuni che abbiamo avuto, non avevamo giocatori di grande qualità disponibili e quindi non avendo la possibilità di controbilanciare o affrontarli sullo stesso piano della loro qualità, come può piacere a noi, come abbiamo sempre fatto in questi anni, oggi abbiamo fatto più una partita tattica, accorta, abbiamo secondo me dimostrato un'ottima organizzazione, sicuramente più difensiva che offensiva, sicuramente ci siamo proposti poco, però è anche vero che sul piano del gioco la vis ha tenuto sempre il pallino, però diciamo era costretta quando arrivava a tre quarti, poi non ci creava grandi problemi, gli unici problemi che abbiamo avuto li abbiamo avuti un pochettino sul finale, su qualche così qualche mischia, qualche palla ferma che insomma anche a volte è un pochino discutibile, però il calcio è strano, cioè alla fine hanno avuto la palla con loro, l'abbiamo avuto noi con Terrenzio, sicuramente credo che sul piano del gioco loro hanno avuto palleggio, è una squadra fortissima, è una squadra allenata bene, complimenti al loro allenatore per l'identità che ha dato, ha giocatori di grande qualità, ha una società alle spalle molto forte, molto competente, ha una piazza dietro, abbiamo visto anche oggi i tifosi insieme alla Vastese, secondo me è quella che ha il pubblico più caloroso, però secondo me il Monticelli ancora anche oggi ha dimostrato di essere una squadra che veramente a cui fare gli applausi, perché veramente ha saputo dimostrare cosa vuol dire il calcio, certe partite vengono giocate anche in questo modo. Siamo stati noi che abbiamo costretto secondo me il Monticelli a stare per 95 minuti nella metà campo loro, poi su queste partite qua hai il 70% di probabilità di vincere, il 30% di perderlo o pareggiarlo, noi oggi ci è mancato magari quel guizzo, quel singolo, che non era facile, il campo non era
straordinario e la giocata magari nel campo chiuso è più complicata. Però io devo, a me la squadra è piaciuta molto come attenzioni, come atteggiamento, ha giocato nella metà campo degli altri perché è stata più brava, non per volontà del Monticelli. C'è un po' di rammarico, mister, per aver mancato la quarta vittoria consecutiva e soprattutto la possibilità, visto i risultati pomeriggio, di vedere la Vispesa all'interno del campionato? Ma il rammarico non c'è se pensi alla squadra che siamo. Per me la squadra è piaciuta, una squadra che gioca, ha giocato tutta la partita, hanno buttato via un pallone, lo ha fatto con tutti, e poi è chiaro che per vincere le partite serve un guizzo, una giocata, e oggi non è arrivata. Domenica scorsa da 35 metri abbiamo fatto due gol nelle prime due occasioni e oggi queste due situazioni non siamo stati bravi a andarcele a cercare, però ribadisco, a me la squadra è piaciuta tantissimo, molto più di domenica scorsa. Velocemente il riepilogo dei risultati nei gironi di prima categoria. Ovviamente ricordo il girone C è fermo, quindi partiamo dal girone A, nona giornata. Ecco i risultati: Avis Montecalvo batte Villa San Martino 1-0, Fermignanese Pisaurum 1-1, Lunano batte Pian di Meleto 1-0, Amarotta Vadese batte Marotta 1-0, Mondolfo batte Azzurra 3-1, Montelabate vince il Sant'Orso 2-0, Santa Venerando Urbino 1-1, Tavernelle Cantiano batte Tavernelle 2-1, Cantiano e Montecalvo in testa alla classifica con 22 punti, Mondolfo segue a quota 19. Andiamo al girone B, questi risultati: ad Arcevia, Castelfrettese batte Avis Arcevia 2-0, Borgo Minonna batte Conero Dribbling 1-0, Colle 2006 Falconara 0-0, Le Torri Borghetto 3-3, Monzano Monserra 1-1, Montemarciano Staffolo 0-0, San Biagio Filottranese batte San Biagio 3-1, Sassoferrato Genga batte Leonessa Montoro 1-0, proprio il Sassoferrato Genga in testa con 22 punti, Le Torri 19, Monserra 15, Filottranese 14. Chiudiamo quindi con il girone D, Crotese batte Real Virtus Pagliare 3-1, GRVS Ascoli batte Offide 1-0, Monsan Pietro Morico, Cuprense Monsan Pietro 2-1, Montalto Ripatranzone 4-1, a Monte Granaro vince il Montottone 4-2, Palmense Castignano 1-1, Pinturetta batte San Marco 1-0, Villa Sant'Antonio batte Cento Prandonese 3-0, il Castignano è in testa alla classifica con 20 punti, Montalto 19, Pinturetta 18, Palmense 17. Uno sguardo alle trasmissioni dedicate al calcio sui nostri canali durante la settimana. Le Marche nel pallone, replicato domani a mezzogiorno e mezzanotte sul canale 111 alle 20.30 sul canale 675. Poi per chi segue il calcio di Serie A c'è Rabona alle ore 21 ogni martedì sul canale 111. Poi le rubriche dedicate alla Serie B ed alla Lega Pro. Poi nel fine settimana anche le trasmissioni dedicate ad Inter, Milan e Juventus. È tutto per questa sera, ringrazio gli ospiti del Fabriano Cerreto, in bocca al lupo per la vostra stagione, mister, e anche grazie a Trillini che ci ha tenuto compagnia insieme al dirigente Gubinelli, grazie a Giuliano Gubinelli e a Sara Santacchi che hanno condotto con me questa trasmissione. Tutti noi vi diamo appuntamento a domenica prossima, non prima però di aver visto la pagina di calcio giovanile, le immagini dedicate al campionato juniores e il servizio di Enrico Scoppa. Buonanotte a tutti. In collaborazione con Eurocarta Corridonia. Eurocarta 0733 28 17 39. Con noi, per noi, Hobby Zao. Centredil SRL è a Trudica di Morrovalle e vi sta aspettando per mostrarvi il salone espositivo. Al centro di Civitanova Marche, il centro della salute e del benessere. Farmacia Angelini, farmacie d'Italia. Omeopatia, veterinaria, erboristeria, prodotti per l'infanzia, dermocosmesi. Al centro di Civitanova Marche. Nuova veterinaria, piani di potenza Monte Cassiano. Lavoriamo per la salute e il benessere dei tuoi animali. È tempo di raccolta delle olive. Lampa Crescia a San Bucchieto di Recanati. Da sempre a Civitanova Marche, Melonari è al servizio dell'edilizia, ceramiche e arredo bagno, dalle stufe ai camini alle pitture, dal mondo dell'outdoor al giardinaggio. A Civitanova Marche la tradizione è in tavola, con Primo Piatto in via Matteotti numero 100. C'è un altro Primo Piatto nella zona industriale in via Enzo Ferrari 36. Fox Investigazioni, Civitanova Marche, una struttura all'avanguardia. Nelle Marche di Fox Investigazioni ce n'è una sola. Chiamateci, risolveremo insieme i tuoi problemi. Gas Marca, l'azienda del gas del nostro territorio. A Civitanova Marche o a Porto Sant'Elpidio. Gas Marca, l'energia del territorio.
Laser Ufficio, servizi ed arredamenti per l'ufficio, specializzata nella tecnologia digitale e noleggio. Via Cupa Madonna di Varano 8, Recanati. Geomod, il nuovo centro scarpa per i giovani, le famiglie e gli sportivi, con la qualità e la convenienza di sempre, a Monsano. Calcio giovanile, partiamo dagli juniores nazionali. Inarrestabile il Matelica vince a Foligno 5-1. Gli altri risultati e la classifica dopo la nona giornata: Ancona Città di Castello 0-1, Jesina Civitanovese 1-0, Recanatese Maceratese 2-1, Sporting Trestina Fermana 1-3, Vispesero Sansepolcro 1-1, riposato il Castelfidardo. Matelica in testa con 22 punti, Fermana e Sansepolcro 16, Civitanovese 14, Vispesero 13, Castelfidardo e Foligno 11, Sporting Trestina e Città di Castello 10, Recanatese 8, Ancona e Jesina 6, chiude la Maceratese con 4 punti. Juniores regionali, nel girone A il derby vede primeggiare 1-0 la Vigor Senigallia, volata più 7 dalla FC Senigallia. Nel girone B frenano Villa Musone e Vigor Castelfidardo, nel girone C ad un passo dal vertice la San Giustese, Ciabino frena la marcia della capolista Caldarola. Campionati di delegazione verso la conclusione, il nostro viaggio alla scoperta degli uomini guida dei settori giovanili, al microfono di Enrico Scoppa, Leandro Vessella, responsabile scuola calcio Academy Civitanova. Leandro Vessella, responsabile del settore giovanile dell'Academy Civitanova, soddisfatto della prima parte della stagione? Sì, devo dire di sì, stiamo cercando di portare avanti le nostre idee, stiamo cercando di valorizzare i ragazzi che fanno parte del nostro settore giovanile. Dico che la prima parte dell'anno ci stiamo riuscendo, stanno facendo delle buone cose, stanno crescendo, stanno cercando di raggiungere il risultato attraverso certi obiettivi che ci siamo prefissati, e spesso i risultati stanno venendo come conseguenza logica del lavoro svolto. Quanti ragazzi avete a disposizione? Quest'anno ce ne abbiamo più di 150. C'è concorrenza con le altre società civitanovesi? Qua a Civitanova ci sono diverse realtà e tutte abbastanza forti, quindi ovviamente è molto parcellizzata la situazione qua a Civitanova, ma questo è uno stimolo e credo che poi se si mantiene tutto sull'aspetto della correttezza è giusto che ognuno cerchi di portare avanti le sue idee. Ecco, siamo ormai alla soglia dei campionati regionali, ci spera praticamente per un obiettivo preciso oppure? Ma noi non ragioniamo mai per il risultato, ci piace pensare che se riusciamo a crescere in un certo modo poi riusciamo a raggiungere anche le fasi regionali, però deve essere una conseguenza di quello che facciamo durante la settimana e di quello che ci programmiamo prima dell'inizio dell'anno. Obiettivi sì, ma senza dover rompersi la testa, diciamo, via. No, già la formula è abbastanza impegnativa perché ti costringe a raggiungere obiettivi in poco tempo e forse va migliorata. Però noi non ci guardiamo e cerchiamo di lavorare sul lungo termine.